mi piace così. Proprio così. Ah, ecco. Sembra un po' più. Ok. Va bene. Buongiorno a tutti. Ditemi voi. Lo ripeto, la rifaccio. Ciao. La rifaccio? Ok, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Non l'ho detto prima, buongiorno, che sembra che. Colpa del maglioncino. Domani giacca. Perfetto. Ok, come state? Tutto. Siete a posto? Notate che abbiamo delle new entry. Chi c'era ieri, ovviamente, perché. Le notate? Sì, beh. Già, una bella, come dire, percezione acuita. Allora, diamo ovviamente il benvenuto a chi ci ha raggiunto oggi. E chi è che non c'era ieri? Voi? Avete voglia solo di dirci tipo il vostro nome, qualche cosa di voi? Chi vuole iniziare, inizia. Scusami? No, qui c'è l'obbligo del microfono perché. Ciao a tutti, sono Pasquale. Beh, non sono new entry, ieri non sono venuto soltanto per questioni universitarie, Certo, appunto. ok. Quindi loro ti conosci già Sì, e sì, loro sì. ti conoscono. Ok, Sì, perfetto. Cosa fai nella vita? Posso chiederti? sono uno studente universitario, poi lavoro come geometra Ah, ok. Cosa indipendente, studi? ingegneria edile. Ah, ok, perfetto. Grazie Pasquale. Siamo Ciao a tutti, molto pure io attenti. sono una back entry più che una new entry perché insomma frequentavo già gli altri moduli, faccio ricerca in filosofia, mi piace tanto la musica e basta. Ah, ok, grazie. Così facciamo tutto. Vi tocca. Il nome, name, ciao. Sono Asa, Irania, sì, un anno io stanno a Italia, Ok. sì, ancora che di studiare di lingua italiana. Bene, ma mi sembra che già ci Sì. siamo sull'italiano. Devi vedere come parlo io le lingue. Io sono Saburi Abdel Sabur, sono afgano, io sono afgano, vengo dell'Afghanistan. Qui per studiare lingua italiana. Perfetto, ok. A posto? È arrivata. Se mi metti. Ok, posso solo chiederti il tuo nome? Mi chiamo Veronica D'Astro, sono italiana, sono di Bitonto e sono interessata al corso di Piacere. progettisti. Cosa fai nella vita? Artista di strada Ah, ok. maggiormente. Ma tipo le cose fuochi, Sì, diablo. maggiormente col teatro, come statua Ah. vivente, con i bambini, animazione di strada per le feste, diciamo, in questo aspetto Ok, bene. Ma perché ho avuto delle esperienze con cose infuocate, chiaramente mi sono dato fuoco perché sono un incapace fondamentalmente. Vabbè, spegniamo il telefono perché poi pare brutto, sicuramente chiamano. Allora, chi è che ha voglia di raccontare che cosa abbiamo fatto ieri? Classica domanda, dici porca miseria, ma io. Perché poi avendo rotto lo schema del banco, scuola, e uno non può neanche. Non ci si può nascondere. Ieri. Oh, ieri era martedì, giusto? Ieri era martedì. Martedì! Guarda come sono bravo. Ieri era martedì e abbiamo. Cosa abbiamo fatto ieri mattina? Abbiamo iniziato proprio a freddo, pronti via, facciamo quello che c'è da fare? No, perfetto. E abbiamo. Dai, che ci siamo, che siete una bella classetta. E abbiamo. Siamo. No, infatti, io do qualche. Dunque, io ho avuto la fortuna nella.
nella mia vita, di assistere all'interrogazione di un mio compagno di classe, che lui doveva recuperare storia. Doveva recuperare storia, e quindi il professore, bontà sua, ha detto: ma guarda, vieni, però io voglio un testimone perché è una prova di recupero, quindi chiamo Roberto. Io ai tempi ero un bravo studente, effettivamente. Qui, vado lì, mi seguo di fianco a lui e questo mio compagno, il professore dice: ma allora c'è stata questa battaglia, no? E lui dice: sì, questa è una battaglia, ecco, appunto, no, c'erano i francesi, cioè, sì, francesi, ecco. E questa battaglia che è stata fatta in montagna, lui dice: sì, in montagna, quindi, detta della, il professore dice: detta della montagna, lui dice: montagna, montagna bianca, lui, ecco, montagna bianca, benissimo, montagna bianca. Poi è stata una protesta popolare in Francia che, continua professore, questa protesta popolare però la politica dei tempi la etichettò come la protesta della, e gli fa questo gesto della, della fio, e lui dice: della fionda, tutti esausti, e gli fa: perché è stata, almeno questa la saprà, e lui ha risposto dicendo: perché loro usavano la contro la, e lui gli ha detto no, perché era ritenuto un gioco, diciamo, da ragazzi. Quindi io adesso vi aiuto così, voi rispondete così facciamo bella figura. Allora, quindi abbiamo iniziato con bravissimi, ma io lo sapevo che voi proprio siete attenti al lavoro dei formatori. Quindi poi tutto questo l'avete detto voi ieri, che secondo me andava benissimo. Poi abbiamo fatto dei giochi seri, chiamiamo noi formatori, delle dinamiche di conoscenza, perché così siamo un po' più conosciuti tra di noi, e questo ci ha aiutato poi a fare altri lavori più coesi, ecco, oh, bravissimi. Perché abbiamo detto che era importante, certo, giusto, bravissimi. Ma qualcuno o tutti, certamente. E questo ci ha anche permesso di scambiare delle idee. Oh, ok, mamma mia. Boh, non c'è più bisogno di me, io vado a casa, siete bravissimi. Ok, questo abbiamo fatto ieri, abbiamo fatto un po' un lavoro chiarendo che in una rete comunque internazionale, in un rapporto di partnership con, e io sono felicissimo che ci sia anche una partecipazione di ragazzi e ragazze non italiane, perché è già interculturale, nel nostro stesso ambiente, quindi è meraviglioso. Che cosa abbiamo detto? Cosa ci diceva? Cosa ci dice questo schema? Io quando inizio il mio rapporto di rete, il mio rapporto di partnership, che cosa conviene fare? Un po' quello che abbiamo fatto ieri, né più né meno, però dobbiamo giusto ricordarcelo come modello. Piace che la mattina. Eccoci qua. Perfetto, costruiamo sempre prima la relazione, prima di lavorare sui contenuti. Questo vale nei rapporti umani in generale, a maggior ragione in un contesto di carattere internazionale, perché peserà tanto, ve lo dico già, il fatto, uno, culturale, e ieri questa cosa è stata detta, devo dire, molto correttamente. Noi abbiamo, oggi vedremo la parte più culturale, se volete, ieri abbiamo dato degli elementi sul progetto. Pesa molto come noi vediamo, perché essendo la nostra cultura, le cose noi le vediamo in modo naturale. Il senso del tempo per gli italiani, per esempio. Come lo vivete voi il tempo, the time? Se io dico alle 4, 4 puntuale, just in time, if I say 4, 4 exactly time, o no? Sì, io dico 4. Appuntamento alle 4. The meeting is at 4. You arrive when? 4, 4 and a half, 5. And what time you arrive? In 4 exactly? Ecco, cosa succede? Non so come siete abituati voi. Io dico a un italiano alle 4.
noi siamo l'unico paese che ha istituzionalizzato il quarto d'ora accademico, cioè per giustificare anche la gestione del tempo. Quindi già il tempo è una variabile culturale, poi vi darò delle letture in questo senso. Ok, quindi se la variabile è relazione contenuto, dobbiamo tenere conto del pregiudizio. Cosa abbiamo detto ieri sul pregiudizio? Chi si ricorda? Pregiudizio. Che non è rapporto interpersonale, infatti di solito con il pregiudizio nei confronti del mondo. Giudizio prima. Con le informazioni che ho io faccio un giudizio, che è una cosa che vedremo è normale, cioè fa parte del nostro cervello, non è sempre una cosa negativa, eh. È qualche cosa che io con le informazioni che ho, lo dicevamo ieri, no? In italiano si dice l'abito non fa il monaco, però se voi appunto vedete uno vestito col saglio, la croce o meno, mezza idea vi viene che lui effettivamente sia un monaco. Poi abbiamo fatto, anzi avete fatto un lavoro appunto di analisi sul progetto, quindi abbiamo detto importante nella rete, nel rapporto di rete, mettere a posto i ruoli e i compiti, chiarire ai partner tutti quanti che cosa bisogna fare, lavorare sull'obiettivo, ed è un pezzo che faremo nella prima parte della mattina, e il progetto nasce da un bisogno, ok? Quindi abbiamo lavorato su questi elementi del progetto. Nella parte sulla progettazione vi hanno fatto vedere delle schede giusto per mandare ai partner le idee progetto, un format di schede? Il formulario completo, ok, allora scusa, me lo devo ricordare. Un suggerimento che vi voglio dare nella fase di progettazione, ma l'avete detto bene anche voi ieri, io ho rivisto i cartelloni, adesso poi li voglio mettere a posto. La generosità con i partner, cioè mandare quella che è la vostra idea progetto, cercare un po' di capire coi partner, poi vedremo i vari network che ci sono per poter lavorare con i partner, però un primo suggerimento di metodo che vi voglio dare è che prima di costruire tutto da soli il vostro progetto, milioni e milioni di pagine, fare tutto il formulario, io poi ve lo fornirò tramite Cinzia, vi mando il format, non è un segreto, sono 4 caselle in cui c'è obiettivi, compiti e ruoli o meno, usate quella scheda lì, mandate quella scheda lì al partner e chiedetegli un feedback, cioè chiedetegli che cosa ne pensi di questa proposta che ti sto facendo, e così si costruisce in vera partnership il progetto. L'altra cosa che riceve, questi sono gli elementi del progetto in generale, un'altra cosa fondamentale è la valutazione. Perché secondo voi è importante la valutazione? Dimmi. Per correggerci, esattamente. Quindi è prevista da progetto una valutazione, quindi c'è un momento istituzionale all'interno del progetto in cui io devo fare la valutazione, ma il suggerimento che vi do è di interagire spesso con il partner, in modo tale che così capite anche qual è la situazione, capite se ha capito. Ovviamente, altra cosa che spesso ci dimentichiamo è qualora il progetto sia finanziato dall'Unione Europea con il vostro referente del progetto. Perché vi è stato spiegato poi come succede il meccanismo finanziario? Cioè, voi non ricevete i soldi subito, ve l'hanno detto, vi hanno spiegato. Allora, tecnicamente funziona così. Quando tu ricevi l'approvazione del finanziamento, c'è un meccanismo, questo è molto importante sia per i rapporti con i partner, sia per la gestione della cassa, io questo lo dico sempre. Allora, in generale, voi state chiedendo 100 nel vostro progetto. Allora, attenti a leggere quello che viene finanziato, perché è sempre più raro che il progetto sia finanziato al 100%, dipende. Fondazioni, alcune fondazioni ricche, se ce ne sono ancora, fondazioni bancarie, magari, però bisogna leggere bene le condizioni. Quindi in generale diciamo che 70%, 80% è quello che viene finanziato, ok? Il 20%
si dice tecnicamente cofinanziato, cioè voi dovete contribuire in qualche modo. Tutto va bene? Funziona? Ok. Allora, attenzione che questo 70-80, questo 70-80 non lo ricevete subito. Di questo 70-80 ne ricevete un 60% magari all'inizio e un 40% si dice a rendicontazione. È un po' complicato, se non mi sono spiegato ve lo rispiego perché è importante. Ecco perché è fondamentale, e ve lo dice un uomo che fatica coi numeri, quindi trovatevi uno bravo coi numeri, lavorare sul budget, ok? Cioè dovete avere chiaro il meccanismo del budget. Poi il Grundvig funziona in un altro modo, ma poi ve lo spiego quando lavoriamo su costruire partnership con il Grundvig. Però in generale i finanziamenti dei progetti sono così. Ok? Quindi avete non tutto il 100% di quello che chiedete, una parte all'inizio, una parte alla fine. Ecco perché è importante la fase appunto di valutazione, lavoro con il vostro partner, far capire bene tutto in modo tale che non ci siano dei problemi. E non potete, visto che a budget avete messo una serie di spese, decidere che magari avevo messo x mila euro per attrezzature informatiche, ma io ci aggiungo anche altre cose. No, perché poi in rendicontazione la commissione vi può dire quella cosa non era prevista e quindi io di quel 40% non ti do da parte. Quindi si può fare, forse, ma bisogna sempre riferirsi alla commissione. Ok, poi vi do un altro suggerimento. Scheda partner, lo vedremo, sono due paginette, non di più, non impazzite almeno. Io questo è il suggerimento che vi do. Due pagine, le mandate, il partner inizia a capire, a vedere, le fate circolare nei vari database, li vedremo, non c'è problema. Contatto con la commissione, leggere bene i documenti. A me spesso è capitato che ci siamo ritrovati in una riunione, ho detto benissimo, in questo progetto vogliamo coinvolgere la Svizzera. Partner già tutto a posto. Peccato che tecnicamente per quel tipo di bando lì, so per dare un colpo di tosse Antonio e Marco, preparatevi, non era eleggibile. Cosa vuol dire non era eleggibile? Che non lo puoi mettere in quel progetto lì. Quindi ci sono certi paesi che possono essere partner e altri paesi che per una serie di motivi non possono essere partner di quel progetto. Ok? Tutto bene? Ok, allora, la cosa che abbiamo detto ieri, fondamentale, apriamo così un'altra parte se non avete delle domande, dubbi, tutto bene? Perfetto. Allora, la cosa che abbiamo detto ieri è appunto gli obiettivi, capire che cosa si sta facendo, i ruoli, chi fa che cosa all'interno della partnership, la comunicazione, non interrompere la comunicazione, il clima. Vi ricordate ieri come è iniziato la pillola video di Gallina in fuga? Com'era il clima? Allegro o un po'... gli ha dato pure una... E la leadership, cioè la capacità di gestire questo gruppo, ma lo vedremo in questi giorni con le variabili interculturali. Allora, questa è una vignetta di un autore tipicamente italiano, abbiate pazienza. Allora, Altan dice, l'importante è raggiungere gli obiettivi prefissati, dopodiché stabiliremo quali sono. Ecco, è infatti un po', questo anche no. Cioè partiamo prima con gli obiettivi di progetto, come vi è stato spiegato. Allora, si lavora sul contesto, si risponde alla domanda, rispondiamo alla domanda, il bisogno, perché lo fai, perché fai questo progetto. Io che sono valutatore europeo Erasmus, per evitare conflitti di interessi, forse l'unico italiano che evita i conflitti di interessi. Leggo e dico, ma perché? Cioè, te lo domandi, dici, ma come mai c'è quest'idea, da dove nasce quest'idea progetto? Allora, l'altro esercizio mentale che voi dovete fare è proprio questo, cioè, anche se decidete di fare un progetto sul vostro territorio, che conoscete bene, o la vostra cultura, ricordatevi che chi legge
può non sapere il motivo per cui, per esempio, a Bitonto si decide di fare un centro giovani con internet, eccetera. Allora voi dovete dire il contesto demografico, la presenza di giovani, le opportunità di socializzazione, cioè fai capire al valutatore e al partner che c'è quel bisogno lì, che lo vuoi fare, il senso della cosa che tu vuoi fare, ok? Quindi date il contesto. Poi fai un lavoro chiaro sugli obiettivi. Perché secondo voi lavorare bene sugli obiettivi? Altano un po' ce lo dice, dopodiché stabiliremo dove andare. Perché lavorare sull'obiettivo? A parte che io sono maniaco di questa parte, che quello potrebbe essere già la risposta. Brava, uno sa che cosa deve fare e lo può misurare. Può dire ci sono riuscito o non ci sono riuscito. Ci siamo? Ok, adesso tanto facciamo un esercizio così. Allora, un piccolo suggerimento, questo ce l'avete nelle vostre dispense, comunque, cioè, io a disposizione, per chi non c'era ieri, ridiamo i materiali, non vi preoccupate. Allora, un piccolo suggerimento di come scrivere un obiettivo è usare un acronimo, questo è un classico della formazione, che è SMART, che dice, l'obiettivo deve essere specifico, quindi deve riguardare quello che stiamo facendo. Misurabile, cioè devo poi poterlo valutare, deve essere attraente nel senso che deve essere motivante, diciamo, deve permettere al gruppo di poterlo realizzare. Realistico, quindi deve essere fattibile nel contesto. Tempificato, cioè deve avere un tempo. Allora, l'associazione ambientalista che mi propone come obiettivo per il suo progetto sull'ambiente, che dice aumentare la raccolta differenziata in un particolare paese della provincia di Torino. Allora, aumentare la raccolta differenziata in un Settimo torinese, un paese della provincia di Torino. È un obiettivo SMART, aumentare la raccolta differenziata? È specifico? Sì, perché riguarda le tematiche ambientali. È misurabile? Aumentare la raccolta differenziata, ma se l'aumento del 7, 8, 2, 3 sono soddisfatto? Ok, quindi altrimenti è vero che è misurabile aumentare la raccolta differenziata. Se non lo decido prima mi frego col realistico. Quando tu sei soddisfatto del raggiungimento dell'obiettivo? Non lo sai. Quindi, aumentare la raccolta differenziata del 2% dell'organico perché so che a Settimo Torinese la raccolta dell'organico è ferma a 3, quindi voglio passare a 5. Il valutatore dice, ok, ho capito, che cosa vuoi fare? Attraente, motivante per l'associazione ambientalista, d'accordo. È tempificato, cioè ha un tempo. Leggete l'obiettivo, aumentare la raccolta differenziata nel comune di Settimo Torinese. Non c'è. Entro l'anno, 3 mesi, 6 mesi, 2 anni. Vedete che così si passa da aumentare la raccolta differenziata nel comune di Settima a aumentare del 2% la raccolta dell'organico entro 2 anni nel comune di Settimo Torinese. Uno dice ok, ho capito e riesco a valutarlo, perché se al primo anno sono a 1 dico ci sono abbastanza, spingo su certe attività o meno. Se non mi do un metro, e questo rischia di demotivare anche i partner, cioè non capiscono. L'obiettivo è molto energizzante, per quello io insisto sul lavoro sull'obiettivo, perché è proprio la base, le fondamenta rispetto a quello che è il vostro progetto, incastrato col contesto, ma tanto poi facciamo un esercizio su questo. Ok? Domande? Ok, allora io adesso, visto che noi lavoriamo così, giusto? Noi basta teoria o meno, mettiamo le mani dentro le cose, in modo tale che così le capiamo. Allora io vi richiedo di dividerci di nuovo nei gruppi, facciamo i gruppi di ieri, li cambiamo,
Cambiamo? Come volete voi? Sì, sicuramente siamo di più, quindi ci mischiamo. Dunque, io avevo un professore dell'università, adesso vi racconto tutti i miei aneddoti. Lui era cattivissimo, ma veramente era cattivissimo. Cioè, io proprio, siccome noi non eravamo tantissimi studenti, perché fisica a Torino, chi la faceva? Insomma, però è stata una bella esperienza. E lui mi ricordo che un giorno ha detto, avete caldo? Lui era proprio cattivo, eh. Poi nella vita professionale me lo sono ritrovato in diversi ruoli, è stato divertente. Io ho detto, professore, ma lei ci terrorizzava? Lui fa, ma ho avuto un po' il sospetto. Dunque, di lui si ricorda che una volta si è alzato, mentre una mia compagna stava facendo l'esame, lui si è alzato dalla sedia e la mia compagna ha fatto proprio così con la mano e lui ha detto, no, ma io non la picchio. Però lui un giorno disse, avete caldo? Avete freddo? Nessuno che dice, ma risponde. Ci trova nell'atrio dell'università, noi quattro studentelli diciannovenni, dice, dovete dare l'esame? Noi eravamo talmente terrorizzati che non abbiamo neanche risposto alla domanda. Io ho detto, ragazzi, ai miei compagni ho detto, iniziamo benissimo, risponderemo, sicuramente saremo promossi. Quindi, teniamo i gruppi di ieri, cambiamo gruppi, decido io, tiriamo a sorte, facciamo un po', come volete, cambiamo. Allora, quindi quanti siamo? Vabbè, allora noi andiamo con la metodologia che insegnano nei corsi di formazione Stati Uniti, allora, che è la tipica per dividerci in quattro gruppi, come si fa? Si conta. Allora, uno, due, tre, quattro. Mica casini qua, vedi, infatti. E questa era la prova, grande, bravo, prova per vedere, tutto a posto? Perfetto, uno, due. Mi hai detto 5, ma lo fai apposta, lo fanno apposta. Ok, 2, ce la facciamo, perfetto. 2 e 3, e ci manca il 4. Allora, hanno sbagliato a contarsi perché mi seguo. Dovremmo fare, eh? Abbiamo sbagliato. Ma è bellissimo, questa cosa, aspetta. La rifacciamo. Ridivisione dei gruppi. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 3 e 4. Quindi tu 3 e tu adesso sei 4. Ok. Dove possiamo, lavoriamo un po' qui, di là loro possono anche... Ok, allora, per ognuno di voi... Spero ci siano per tutti. Facciamoci poi aiutare per la parte italiana. Però, che cosa vi sto proponendo? Una scheda progetto vera dove troverete degli obiettivi, i risultati attesi e dovete viverla come partner che riceve questa scheda. Cioè capire se è un obiettivo SMART, quindi specifico, misurabile, attraente, realistico, tempificato e renderli smart il più possibile con gli elementi che avete. Ok? Voi siete nel nostro ufficio a Bitonto, Bari, Molfetta, dove siete? E io, non io perché se no mi picchiate, dite, ma questo fa pure i corsi. No, allora io vi ho spedito questa scheda, noi da Marte abbiamo spedito questa scheda e voi dite, perfetto, fate la vostra riunione di gruppo di progetto, quindi numeri 1 tutti insieme, numeri 2 tutti insieme, 3 e 4, e lavorate su questa scheda e mi dite come vivete questi obiettivi se sono smart e come potrebbero diventare smart, ok? E gli spazi sono qui, di là, giusto? Ok, quindi numeri 1, numeri 1, dove vanno a lavorare numeri 1? Dove volete? Qui. Numeri 2. Numeri 2. Di là, ok? Ah, ci diamo, poi tanto rivediamo meno, una ventina di minuti. Italiano. Dimmi. Italiano. Eh?
20 minuti, io, hai ragione, bravo, giusto. Numeri, che numeri siamo arrivati? 3. Dove lavorano i numeri 3? Aspettiamo qua. Va bene, numeri 4 dove lavorano? I numeri 4 non hanno una casa, adesso la creiamo. Ok. Perfetto. Io intanto faccio un lavoro di grande concetto. Dunque. Questo progettino e trovare gli obiettivi SMART, quello che disse ieri, l'obiettivo SMART specifico, misurabile, attraente, realistico e tempificato. Devo trovare se c'è, cioè se sono SMART gli obiettivi e come erano gli abitali. E uno per ciascuno, eh? Sì. Non puoi vedere. Sì, sì. Questo non ho capito molto. Questo è un po' pensare. Quindi questa forse è la...
Come? Avete già letto? Beh, più o meno, sì, più o meno, sì, sì. Anche tu? Sì, anche io, ma... Beh, allora aspettiamo che finisca lui. Chiaro e conciso, perché almeno di così non puoi dire. Specifico, misurabile. Misurabile, secondo me non è misurabile. Misurabile in realtà attraverso gli elementi di trasferibilità del progetto. Sì, però è non ci sono degli elementi. Sì, non ci sono. Ma lui ha detto di aggiungerli nel caso. Ah, li dobbiamo Specifico. E quella è la difficoltà. Quindi abbiamo detto specifico, va bene. Sì, perché meno di così dovresti tagliare una, cioè, parole, senza motivo in realtà. Sul conciso, nella voce specifico parla anche di essere conciso forse non lo è. Sì, non è tantissimo, ma in realtà se vuoi elencare tutte le varie tipologie di cose che devi andare a fare, meno di così cosa devi dire? Cioè, comunque lo devi presentare a un'azienda, cioè a un'azienda, non so cosa dire. Quindi misurabile? Misurabile non è adesso misurabile in realtà, per come quindi come presentare misurabile? Attraverso la metodologia di ricerca e le analisi dell'organizzazione magari. Dai, delle percentuali, diciamo, degli aumenti, come ha fatto lui per l'appunto sul 2%, nell'esempio che ha fatto. Dato come misurabilità del raggiungere la raccolta differenziata, non mi ricordo il nome del luogo. Si capisce? Al 2%, sì. Al 2% come aumento che dovrebbe avvenire, quindi magari vedere dove dovrebbe, secondo questo obiettivo. Vabbè, ma secondo te come facciamo a misurare la donna? Come misurerò? Non come possiamo misurare? Non l'indice che andrò. No, lo devi specificare, cioè la domanda è per fartelo specificare, non è una domanda a cui devi rispondere poi nel progetto. Cioè devi già partire con quel presupposto. Io dalla domanda capisco come vado a misurare che ho realizzato gli obiettivi. No, queste domande sono le domande che ti fanno arrivare. Quindi la realizzazione.
Chi scrive? Io? Il progetto. Sta scrivendo lei. Ah, stai scrivendo tu? No, sto scrivendo solo SM, sì, no. Ah, ok. Ma è dai, specifico, misurabile. Non so, scrivete voi. Beh, dai, no. Questi che hai letto? No, scrivi. No. Se sai leggere, sai anche scrivere. Sì. Perché devo fare? Scrivi. Perché devo scrivere? Allora, un progetto specifico, sì, specifico. Cioè, hai detto la penna. Ah, sì, progetto specifico. Ok, vabbè, abbiamo detto che non è misurabile, perché questi obiettivi non sono misurabili. Aspetta, però come possono essere misurabili? È chiaro il progetto cosa dice, cosa vuole. Diciamo, l'analisi... Vediamo, se in una un'azienda, l'analisi del momento. Ci sono... 100 uomini di ogni che obiettivo, lavorano, vediamo se c'è però, per ciascuno 10 donne, sono, solo 10 donne. Stiamo facendo un po' più. Loro vogliono portare il 50 l'analisi del momento e vogliono aggiustare le no. Sì, vogliono equilibrare. L'altra analisi quando potremmo farlo dopo l'altra analisi dopo e loro dicono come cosa cioè, vogliono metà, fare metà e quali sono i risultati che vogliono ottenere. Quindi potremmo individuare due tappe, una a metà percorso e una fine percorso. Il progetto è a metà percorso tu vedi se sta andando cioè, la cosa, uno quindi dovrebbe esserci un incremento preciso, anche leggero e poi a fine in percorso, questo caso sì, cioè l'obiettivo è quello farei più... di fare 50 e 50. No, e vabbè, perfetto. Misurabile altrimenti tanto, prima della perché? Fine del percorso o no? Per essere misurabile sì. Devi dire che io cioè l'importante è che facciamo capire vabbè, metà percorso porta la sua forza invece perché qui a metà percorso niente, si se stai realizzando i tuoi obiettivi si arriverai a realizzare i tuoi obiettivi che mi, oppure, mi segui se no sì, e quali detto, e come organizzarsi per gli obiettivi successivi comunque rileggendo gli obiettivi non sembra che siano misurabile. Non sono misurabili. Il progetto deve essere attraente, cioè deve essere interessante. Questi qua la metto in basso. Cioè deve essere so, veramente. Quindi, si può fare veramente. Si può fare veramente. Scusa, ma il secondo punto deve la realizzazione del progetto delle tira, delle scadenze. Cioè cosa sono? Dice in un anno tutti, anche quelli di sotto. Quelli ti dice che specificamente. Se il progetto intende perseguire e seguire gli obiettivi. Quello, non quello di sopra ti dice più o meno. Quindi generico. Dobbiamo vedere queste cose. E lui ti dice questi obiettivi come progetto. Vorremmo raggiungere effettuando una ricognizione mappata dei saperi, delle competenze spesso quindi le azioni che tu fai per arrivare a questi obiettivi. Con le relazioni ai problemi, il primo pezzo. Okay. In relazione ai problemi, cioè gli obiettivi che ti vengono in mente pensando ai problemi. Tu pensi un po' a casa tutti. Quindi effettuare effettuare una ricognizione metà. Delle competenze è la, cioè la mappatura dei saperi sì, sì, cui misurare sì, la mappatura dei saperi significa completamente diversa dal persiano la propria conoscenza persiano sì. Cioè questi vogliono chiedere alle persone anche se ti hanno messo a fare l'operaio tu sì, cosa sì, sai sì, fare sì. In realtà oltre questo gli stessi segni, le stesse lettere dell'arabo quindi fare una ricognizione delle competenze dei soggetti in relazione ai ruoli che hanno nell'ente attraverso interviste mirate e dipendenti. Sì, le lettere allora, per sono esempio, quelle. Questo obiettivo può essere quantificato, che ne so, su 10 dipendenti io decido di intervistarne 8. Boh, cioè non lo so. Sì. Analizzare e ottimizzare le modalità organizzative dell'ente, le competenze di operatori e operatrici. No, su 10 dipendenti tu intervisti tutti e 10. Ok. Per esempio, analizzare e ottimizzare le modalità organizzative dell'ente. Come si fa a quantificare l'ottimizzazione? Fornire l'opportunità di sperimentare ruoli diversi. Quello è più sperimentabile, secondo me. Che ne so, nell'arco di 6 mesi io propongo che ogni dipendente possa sperimentare per 6 mesi un altro ruolo. E quindi io dopo... E qui dopo 6 mesi io dico su 10 dipendenti 5 hanno cambiato il loro ruolo e quindi vediamo che cosa è emerso da questa cosa. Sì, è l'unica. Ma la seconda, analizzare e ottimizzare le modalità organizzative dell'ente e le competenze di operatori e operatrici. Cioè non lo puoi sperimentare. Non
razionalizzare ed ottimizzare le competenze, cioè tu analizzi le competenze di operatori e operatrici e le ottimizzi. Come fai a quantificare l'ottimizzazione di una competenza? Tu che fai, per esempio? Cioè, se io faccio l'operaio, tu devi quantificare se io lo faccio al meglio questo lavoro, cioè qual è il parametro? Se sei più efficiente. Quale parametro? Far girare. Cioè, non ho detto operaio. Varie persone, l'operaio, per esempio, fa la produttività della fa il CNC, per esempio, un programma, fa quello. Allora, da questo mese a questo mese mantieni su quel posto quell'operaio e poi fai girare. Facendo girare le persone, vedi. Tu così ottimizzi i tempi là, ottimizzi il tempo là, vedi che quella persona fa meglio lì, quell'altro fa meglio lì, quell'altro fa meglio lì. Okay. E quindi fai girare gli operai. Cioè, studiato, ragazzi. Ho studiato. Infatti, tu sei ingegnere, io sono laureato in lettere, capisci? Poi favorire la condivisione e il coinvolgimento. Però di tutto ciò qui non c'è niente, quindi loro proprio la misurabilità zero. Eh no, noi stavamo pensando a come si potrebbero fare. Sì. Okay. Comunque ho deciso che parlerai tu, amico. Ah, Cosimo. Democraticamente. Però, organizzate dell'ente, le competenze degli operatori e operatrici. Le competenze come si possono ottimizzare? Ma facendo dove stai? Al secondo? Sì, sempre al secondo, perché ogni parola qua è un problema. No, davvero. Praticamente le competenze di base sono statistica, perché diceva che facendo la media alla fine le donne dice che lavorano gratis per tutto questo. Però quello è molto difficile perché non devi rendere tutto e questo apparente. Questo è possibile se tu comunque permetti alle donne di dare gli stessi. Il punto è quello, è sempre quello della carriera. Quello però può essere un obiettivo quantificabile, sia la questione della violenza delle parti che la questione numericamente di accesso ai CDA. Comunque secondo stipendio c'entra un po' anche le leggi, perché se tu non fai la legge che l'ente deve pagare la stessa somma può anche essere che non lo fanno, secondo me ci deve essere una legge in Italia ci sta. No, la cosa assurda è che da noi non è riconosciuto il fatto che i contatti a tempo non hai diritto alla natalità, considerato una malattia e non si viene retribuito. A fare la formazione della natalità si viene retribuito. Dovrebbe essere più stringenti? Sì, esatto, sì, infatti. Prendiamo tutti i problemi. Allora, che facciamo? Scriviamo... Beh, incidere positivamente sui fenomeni di scoraggiamento, facciamo punto per punto. Questo volevo dire, facciamo punto per punto. Incidere positivamente sui fenomeni, questo può essere una campagna di sensibilizzazione all'interno delle aziende. Incidere positivamente sui fenomeni di scoraggiamento, di segregazione, sottovalutazione. Sì, ma come la traduci? Che si fanno campagne veramente su percorsi di autostima? Cioè, mi fanno un po'... Mai visto. Chi è che li farebbe? È un po' tipo vedi se ne riaggancia all'altro perché dice contribuire a sviluppare consapevolezza e autostima nei soggetti incoraggiano progressioni di carriera attraverso uno sviluppo lavorativo che fai corsi di recupero che tenga conto delle aspirazioni e delle esigenze indietro. Diciamo che questo potrebbe non è realistico se fossero realizzati. Potresti dire facciamo non so 5 workshop dell'argomento
non so, scelto delle proprie, non so se ha senso poi già niente, ma per me è relazionato tutto al discorso che le ragazze a scuola poi dopo scelgono di studiare lingue o non fisica, per esempio, e quello più importante. Non so, già nel posto di lavoro con che cosa poi potresti poi lavorare, perché una volta che hai il tuo ruolo non è che poi dici ah ok adesso faccio il fisico. Questo secondo me potrebbe essere un punto secondario, cioè un punto proprio di non centrale. Questa cosa contribuire e sviluppare la consapevolezza, l'autostima. Cioè non è. Possiamo lasciare fare questo per il momento, alcuni specifici per lavorare su questi e rendere. Secondo me è una cosa. Questo qua, sviluppare all'interno dell'azienda l'attenzione alla promozione e uguaglianza come. Introdurre un meccanismo qui che vanno delle campagne di sensibilizzazione, quello sì, secondo me lo dobbiamo ma possiamo mettere insieme sì vabbè, l'attività ci deve anche essere un obiettivo, se facciamo un'attività deve, se no abbiamo quello dell'immagine. L'attività, cioè l'obiettivo dell'attività è, allora io faccio campagne di sensibilizzazione per ottenere che cosa? Per sviluppare maggiore uguaglianza. Ah, dici che va tutto con questo grande obiettivo? Sì. Ecco perché io dico lavoriamo su questi. Tanto quello riprenderà per forza. Tanto per forza uscirà. Per forza. Guarda qua, favorire la diffusione del modello di valorizzazione delle risorse umane per agevolare questo gruppo della realtà professionale nei uomini e delle donne nell'ottica della promozione dell'uguaglianza tra uomini e donne nel mercato del lavoro. Allora. Beh, quindi vogliamo fare praticamente, letteralmente, le attività che dobbiamo fare. Sì, io voglio. Vabbè, ci avremo una valutazione tipo statistica. Ma non le attività, però sì. Ma io in questa cosa qua, cioè bisogna inventare l'obiettivo a questo punto. Puoi capire l'obiettivo e le attività. Tu prima stai dicendo alla ragazza, queste sono tutte attività, no? Campagna di sensibilizzazione che però non è scritto qua. Cioè di avere un obiettivo nel momento in cui tu trasferisci questa attività anche in altre realtà al di là di quella pilota, di quella pilota nel quale tu fai il progetto, ma evidentemente una fase successiva rispetto a quella che stiamo adesso. Cioè io penso che in questo momento sia quello di individuare se gli obiettivi sono smart. Questa parte è stata fatta, cioè sono smart, se non che solo per il punto A ci cioè sono attraenti, cioè come e quindi cerchiamo di individuare, diciamo, noi gli obiettivi che sono smart. Quindi diamo un numero di aumento di un tot di come dire, aumento in percentuale della composizione. Il modello di organizzazione delle cioè analizzare e ottimizzare il modello di organizzazione delle attività, cioè migliorare i modelli di organizzazione delle attività. Vabbè, ma è. Cioè, in realtà sono tutti quanti, come dire,
nessuno di questi in realtà è misurabile, ha una materialità di queste cose. Quindi per questo ci dovremmo iscrivere in caso di sabbia. Abbiamo bisogno innanzitutto di un dato materiale che noi non abbiamo al momento. Ma forse gli altri dobbiamo mettere i risultati di diciamo, mentali, di mettere le percentuali. Sfidante, importante, però modello. Non è chiaro il vantaggio economico che il paese partner può avere da questo. Il vantaggio a livello valoriale siamo d'accordo, però a livello economico io, paese, che ne vado a dire alle imprese? Cioè come gliela trasferisco questa cosa? Qual è il loro vantaggio? Dal punto di vista della nazione, sì. Che è fatto. Okay, l'ultimo. Però il fatto che sappiamo chi siamo, potrebbe essere anche un'azienda. It's very important. Patto, quando io e tu facciamo un patto, a livello decidiamo di lavorare insieme, no? Se un patto di quindi dice che se un privato chi è? E che esigenze ha il marcio? Chi è? Io parto, che esigenze ho? Mi interessa inserire le donne? Mi interessa che è vero più che altro magari che vero importa, i giovani, perché ho bisogno fatto di che si fa tra aziende e lavoratori, e poi c'è monitoraggio volta a volta, c'è il progetto di parte verrà attraverso questionario di riunione. Ora, con tutti questi punti, tu li devi questa spiegare l'ultimo punto. No, no. In realtà non so, sembra un progetto basato su praticamente lì il personale, cioè umano, seri umani. Cioè ci dovrebbe essere un pacchetto, non abbiamo un sacco di informazioni. Infatti sì. Cioè, ma neanche lui come intende sviluppare questo progetto, perché sono tutti punti. Esatto. Vanno a valorizzare il progetto, ma non come in modo si intende sviluppare il progetto, comunque non ha un non ce l'ha. Sono tanti chiaro, cioè una cosa work line between worker and family. Perché noi stiamo per questa ce ne imposta, non ce ne imposta. Allora, prima di tutto, cioè. Allora, innanzitutto non sappiamo chi è il partner, perché non si pronuncia, cioè arriva questo progetto, non si no. Quindi, prima cosa, non sappiamo chi ci manda. Allora, chi ora, chiamare? Chi legge? Non sappiamo chi ci manda, non sappiamo noi chi siamo, di questo progetto, di queste parole. Noi stiamo, valutando. No, no, quello noi dobbiamo decidere, dobbiamo scrivere quello che pensiamo adesso. Almeno io posso capire da lui. Io ho capito che noi siamo il partner che riceviamo il progetto, dobbiamo decidere se collaborare. Esatto. Ma noi che tipo di adesso partner noi ci stiamo siamo? Chiedendo. Leggetevi questi punti, no? Questi qui. Una associazione di volontariato. E devi pensare cosa ne pensi. Vabbè, però di se lui ci manda tu, mettiti cioè, se ce lo manda a noi mica devono stare loro a scriverci. Sì, in però che modo? Vabbè, no, non ci dovrebbe essere già bene, però noi non abbiamo questo progetto. Cioè, c'è un'analisi del contesto. Cioè, noi siamo l'ufficio della pubblica amministrazione che riceve il progetto e valuta e dice ma
vediamo che cosa ci devono andare a dire. Poi magari io lo però posso comunque trasferire. Del contesto, cioè perché lo dovremmo fare? Ok, allora aspetta, andiamo per gradi. Quindi chi è il mio non sappiamo chi ci manda il progetto, quindi non c'è una presentazione, non c'è. Poi. Allora. Mancano le premesse, culturali, cioè da che cosa nasce? Esatto, non sappiamo. Noi chiamo, non conosciamo il contesto praticamente di cui si vuole svolgere No. Oh. Questa è indipendente. E quindi io scriviamo, se ci manca, è lavorativo. Nothing name this project. Yes. Non sappiamo qual è il contesto culturale lavorativo che si vuole andare a, in cui si vuole andare ad intervenire. Ma no, ma questo in realtà lo dice tanto, cioè più volte, per esempio come il discorso, il punto della donna, per esempio, lo ribadisce tante volte, cioè intendo intervenire, questo progetto sì, però è vasto, perché tu non hai neanche un settore in cui applicarlo il progetto, cioè se noi fossimo per dire l'Italia, no? Sì. La Francia ci manda questo progetto. Noi Italia come facciamo a stabilire? Ah, va bene, lo facciamo, ci piace. Conosciamo i precedenti. In che settore? In che settore? Mettiamoci dal punto di vista che diciamo, perché per voi è un'esigenza reale, perché in Italia non c'è pari opportunità. Però mettiamoci dal punto di vista, se noi fossimo la Germania, in cui c'è pari opportunità, uno tedesco lo legge, dice, è chiaro, quindi la mancanza di informazioni contestuali del l'analisi territorio, degli interessi. Esatto. Cioè, se avessi detto qual è il contesto culturale, in contesto, l'azienda si ritiene in contesto comune, cioè che va bene a tutti, va bene in ogni caso, perché sono tutte esigenze che sono tutte le aziende ci sono. Because, non specifica, le pari opportunità, perché, why? Incidere positivamente sul fenomeno di scoraggiamento, delle autosegregazione, sottovalutazione delle proprie competenze. Cioè, questo lo fa, devi anche sapere che per esempio, in Italia vale per chi lavora nei servizi, no? Vale per chi lavora nei commercio. Allora tu dici, è giusto che portano le donne lavorano perché sono poche. Però se qui dentro loro vogliono cedere. Quantificabile, sì, attraverso le dire, interviste mirate dipendenti. Eh sì, vedi, interviste quindi da delle modalità di misurazione. Ok, va bene, sì, insomma. Intervisto, anche analizzare e ottimizzare le modalità organizzative dell'ente, per esempio, cioè vabbè, tu sei andato a controllare le modalità che l'ente utilizza per andare a implementare nel caso. Diciamo che queste sono tutte azioni. Sì, infatti sì. Però cioè, mi perdo sempre sulla misurabilità, nel senso che le vedo troppo generiche come azioni. Lo so, ma perché noi vorremmo andare già nello specifico, avere già un progetto d'uso. In realtà quando tu parti non hai già un progetto d'uso. Dovremmo vedere punto per punto e vedere se sia misurabile. Se è misurabile oppure no. Allora. Il primo è specificato. Il mappatura dei saperi? Sì, c'è scritto interviste mirate. Okay. Quindi questo qui è misurabile. Interviste mirate. Dei dipendenti è misurabile. Analizzare e ottimizzare le modalità organizzative dell'ente e le competenze degli operatori. Vabbè, se si va ad analizzare e ottimizzare. Sì. Cioè penso sia misurabile. Sempre attraverso i misurare quanti hanno le competenze e quanti non ce l'hanno. Lo specifica. Quindi ma penso se lo poni come obiettivo. Ma chiedendo anche, magari chiedendo anche dei dati all'azienda stessa, all'ente stesso. No. Io non parlo di competenze. C'è chi ha le competenze. No, prima parla di modalità organizzative, attenzione. E poi competenze si possono anche valutare attraverso il curriculum vita dei vari dipendenti. Sì, non ci vuole niente, bastano le nel senso c'ha tutta la formazione adatta a quel compito, per esempio. Quindi misurabile secondo voi?
l'ottimizzazione poi, in base alle interviste si va a operare su, sulle competenze. Analizzo l'ottimizzazione. Ruoli diversi nell'ottica di uno sviluppo della carriera. Aspetta, ruoli diversi in base alle competenze, però. Cioè... Sì, certo. Beh, questo diciamo. Forse potrebbe essere misurabile anche questo attraverso. Attraverso la valutazione per l'appunto delle competenze, attraverso la valutazione magari delle aspirazioni, quindi attraverso le interviste e i questionari. Anche vedere tipo dopo sei mesi, una persona, dopo un anno, una persona quanti ruoli ha ricoperto. Sì. Sì, e come li ha portati a termine tutti i ruoli. Misurabile? Sì. Favorire la condivisione e il coinvolgimento attivo dei dirigenti e dei dipendenti nel progetto di valorizzazione delle risorse umane. Misura attraverso il fatto che magari c'è stato o meno la valorizzazione delle risorse umane attraverso il loro coinvolgimento. Cioè nel risultato lo vai a misurare, credo. Cioè se c'è stata effettivamente una valorizzazione, a quel punto c'è stata c'è una misurabilità. Appunto. Cioè, no. Ragazzi, sapete di lavorare in generale, pensatela in generale, veramente, perché sennò se ci fissiamo che dobbiamo vedere nello specifico, non troveremo... In generale, in generale sì, a posto. Perché ci sono elementi più quantificati, uno magari chiedere quali sono secondo me. Ah, sì, infatti, magari cioè, pensiamo a quale possa essere. Vedi, stanno posti pure non in ordine, tipo il terzo punto, nell'ottica di uno sviluppo della carriera. E poi sotto si parla di sostenere il nuovo percorso di carriera, elaborare, poi dietro si va a parlare di un nuovo percorso per due campi, cioè creare nuove opportunità di sviluppo della carriera, quindi tipo nuovi corsi, boh, non so, non mi comincia niente. Allora, è proprio confuso come... Sì, di essere confuso lo è. Cioè, mette insieme effettivamente risultati, azioni, cioè... Sì, se lo dovessi riscrivere non lo scriverei così, però... Diciamo, favorire il coinvolgimento attivo dei dirigenti, come lo intendi misurare? Allora, a questo punto pensiamo a una... Sì, allora, come lo intendi misurare? Attraverso, sempre attraverso i questionari, mettendo, inserendo all'interno dei questionari anche sì, il contribuire da parte dei dirigenti, dal tuo punto di vista, ha valorizzato umanamente il tuo star bene in azienda, in fabbrica, dove cacchio stai, insomma. Quindi sempre questionari. Sì, ma anche perché sono gli unici strumenti che ci dà. Vabbè, magari ci viene per qualcos'altro. Devono aggiungere. Sì, qua si parla di coinvolgimento attivo, cioè fa capire tipo che i dirigenti e i dipendenti facciano qualcosa, qualche iniziativa specifica. Eh sì, per ok, ma per misurarlo tu non puoi andare a guardare, ha fatto questa cosa, lo misuro io ad occhio. No, devi fare per esempio un questionario e così via. Cioè valutativo, cioè l'unica modalità in generale che si può utilizzare, almeno dall'esterno. Non sei all'interno dell'azienda, tra l'altro. Sostenere attraverso un'azione di accompagnamento il nuovo percorso di carriera. Questo è, cioè, secondo me qua ti sta dando però, vedi, una modalità non specifica, però ti dà una modalità anche, tra l'altro. Una modalità per creare nuovi percorsi di carriera deve essere sviluppata, diciamo, dai dirigenti, giusto? Sì. Quindi già è conseguenziale a quello prima. Sì. Cioè. Sì. Quindi vabbè, questo sicuramente mi sarà. Sì. Allora, elaborare sperimentare un obiettivo centrato sulle relative con attenzione a differenze di genere. Che questo è misurabile.
facendo magari un confronto con i dati nazionali, i dati europei, quindi vai a vedere se le differenze di genere, ma anche la normativa tra l'altro, vai a vedere se sono rispettate le differenze di genere. Quindi attraverso, secondo me, oltre ai questionari qua, si potrebbe mettere attraverso l'analisi di documenti nel quale ci sono sia i curriculum vitae delle varie persone, sia dati statistici nazionali o internazionali. Ma anche delle, cioè dell'azienda, dell'azienda stessa, sì. Prima della sperimentazione del progetto, tra l'altro, successivamente. Tra l'altro. Ma anche a livello proprio nazionale e internazionale, per fare un raffronto tra l'azienda, sì, e il territorio in cui si trova. Va bene, te ne segniamo anche questo. Sto cercando di trovare un esempio nella mia testa. Magari di varie aziende, cioè o meglio della stessa azienda, però in varie unità. Come siete? Come sta andando? Ci sono per l'appunto i, bene, i capi reparto e così via, sì, consolidando maggiormente il rapporto tra i vari reparti. Stavo pensando che yes, il progetto può riguardare anche le aree territoriali, quindi può riguardare anche simultaneamente diverse aree che sono vicine ad esempio allo stesso distretto. Quindi magari è anche la modalità di comunicazione tra i dirigenti delle varie società. Bene, molto bene. Tra i dirigenti bene, anche di tempo, per l'appunto dei capisettori. 5 per minuti di bonus. Per essere un'idea. Che poi in realtà in Italia tutta questa roba la fa il sindacato, cioè se proprio la dobbiamo dire tutta, per essere sicuri. Voi siete i patron, avete ricevuto questa scheda. Come dovrebbero farlo loro. Quali sono secondo voi gli obiettivi? Secondo voi, quello che riuscite a fare? C'è poi un motivo per cui sì, secondo me anche attraverso il rapporto vedi, con il sindacato in Italia. Arrivo subito. Quindi l'idea è, ricevo questa scheda che ho. Si parla di un'azienda, che poi il problema. E che tipo di obiettivi gli propongo? Ritorniamo con l'iniziale, se è un'azienda, attraverso i sindacati. Come andiamo? Se è altra roba, non lo so. Cioè. Secondo me è una serie di aziende, perché comunque dice rispondete al fatto che vi fate una proposta dei vostri obiettivi. Sembra un progetto di senti, ma seriamente. Bravissima, una correzione. Ok, quindi secondo voi? Poi vi spiego. Misurabile come. Sì, sì. Come andiamo? Male, male. Va bene, sono felice che va male, perché. Allora, l'obiettivo è. Voi avete ricevuto questa scheda. E voi state rispondendo al vostro partner, quindi poi gli dovrete rispondere, dirgli l'obiettivo, io lo metterei così, ti chiedo di metterlo così. Ah, dobbiamo specificarlo noi. Dovete fare proprio dei ragionamenti, i ragionamenti che avete fatto. Ok? Sì? Michele, tutto a posto? Attenzione alla giacca. Everything is okay? More or less. More or less.
Voi quindi state rispondendo al partner? Sì. Bravi. Bravi. Certo. Chissà, chissà. 5 minuti vi bastano, ne volete di più? 5 minuti vi bastano? Quello che avete fatto va bene. Diciamo la sera pure la Calabria. Come lo possiamo rendere più realistico? Roberto? Lo so, c'è un motivo. Io voglio cambiare gruppo, eh. Ah, il gruppo che non funziona. No, non è vero. Trattatemi bene, Cinzia. Non è vero. Sono io che non funziona stamattina. Io vado a fare un'altra cosa. Trattatemi bene, Cinzia. No, vabbè, io ho dormito, però. Va bene. No, stavo a dire, un po' la scritta da Polonia. C'è il piano di intervento? Come far capire che non stiamo avendo le orecchie, ma diciamo cose sensate? Sì. Vabbè, c'è. Sì, ti sei misurato. No, lo devo andare a chiedere. Un attimo. E comunque c'è lo. No, stai scherzando. Creare un piano di intervento, il piano di intervento, cioè creare, beh, vi lascio questo punto, dai. Ma questo è già un'attività. Ci odio. Vabbè, siamo in piano di intervento, non c'è nessuno. Che intervento conosco, siamo proprio un team, senza problemi. Cioè capire come far funzionare questi meccanismi di promozione, meccanismi, perché noi fino ad ora ci siamo limitati in discorso. Come dire, di previsione, però manca l'aspetto attivo dell'attività essenzialmente, o no? Allora, quello che facciamo materialmente, come facciamo a far portare, a rendere conciliare i quali si muore tra i... Sì, è vero, perché è un bello obiettivo, però come lo fai? Un grande problema, perché è un problema culturale, soprattutto. Quindi può essere un aspetto, l'intervento può essere un'attività formativa, un'attività, diciamo, formativa presso l'unità delle aziende. Siete dei dipendenti che tra i responsabili. Tipo sentire e questo tipo di cioè, effettivamente, come Cinzia diceva, quando prima ci parlavamo sul fatto, sulla questione attribuire e sviluppare questa relazione dei soggetti, incoraggiando professioni. Questa è più un'attività, effettivamente, a me sembra, che non un obiettivo generale, o quantomeno è una componente inizio per le concorsi. Cioè è un'attività in progress, perché quindi c'è proprio questo obiettivo, voglio che sia continuativa questa attività di sensibilizzazione, di educazione. Sia in chi ricopre attualmente i posti di responsabilità e in chi poi li potrà ricoprire in a parte della sensibilizzazione che lascia forse il tempo di troppo. Però vabbè, il problema è che il problema è molto più ampio, sì, perché devi anche parlare di bambini, dove i bambini di quello che dice la società, se tu come madre lasci il bambino con qualcuno, vai a lavorare, non so come in Italia, però in Austria ancora viene visto malissimo. E se tu metti il bambino a sinistra, quando ha ancora, non so, 2 anni, 3 anni, tutti ti vedono tipo che sei una madre malissima da noi. Sì. In realtà non è così, anzi. Sì, cioè, è ancora così. Mi hanno dato per acquisito che siano. Lavoro in Polonia, sì.
Ti vengono mai secondo me sì. Prima ci sono, però ci sono troppo poche. È una questione culturale. Una cosa che può essere fatta, per l'intervento, però si tratta di un po' italianista, il fatto che gli asili pubblici, gli asili medici, le scuole materne pubbliche, hanno un numero di, ci possono ricevere un numero limitato di bambini, invece quelle, la maggior parte delle famiglie si rivolge a quelle private, chi può permettersi quelle private? Perché hanno, beh, non posso, quello è un problema. Quindi uno dei primi interventi potrebbe essere assistere la donna nella fase, ad esempio, la fase di gestazione immediatamente successiva alla parte, poi la coppia nell'educazione dei bambini piccoli. Sì, perché secondo me questo è un bel progetto, però noi stiamo costruendo una cosa qua e invece bisogna anche lavorare più alla base. Sì. Però vabbè, non si può fare tutto allo stesso tempo. Sì, rimaniamo un po'. E quindi Campania. Non lo so, le aziende possono avere all'interno una, insomma, la formula tipo di un'esigenza di aziendali. Sì. Lo scriviamo in smart. In che modo esportarlo? In che modo crearlo prima di tutto, cioè questo modello organizzativo, come lo vuoi creare? Ed esportarlo. Sto capendo. Poi quest'altro punto secondo me non è anche questo non è misurabile. Metti un bel, una bella quindi X. 4 e 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, scusa. Il 7 non è. E quindi il 4 e 7. 4 e 7. Poi, favorire la diffusione del modello di valorizzazione delle risorse. Quest'altro è, io metterei uno smile accanto a questo. Faccio uno smile. E se mi chiedi che cos'è lo smile, non lo so. Perché lo smile? Che senso? Perché cioè mi viene da ridere, ma che cos'è questo? Favorire la diffusione di un modello di valorizzazione delle risorse umane per agevolare lo sviluppo della carriera professionale. Visto che noi siamo i partner. E questa è la diffusione di questo modello organizzativo di prima, immagino. Favorire la diffusione del modello. Vabbè, allora non lo. È quello che abbiamo detto già prima. Cioè, come lo vuoi creare questo modello e come lo vuoi diffondere? Diffusione del modello di valorizzazione. E quindi questo specificare là. In che tempi deve avvenire la formazione? No, il modello organizzativo l'hai scritto. L'analizzare. Sì, ma lo specifico. No, ci sono obiettivi. Ma perché più grande non ti scrive? Lo sei scordato? Ho detto che non so scrivere. Il punto 6, leggilo, elaborare un modello organizzativo centrato sui ruoli organizzativi con attenzione alla differenza di genere. Bene, questo modello. Io ti ho detto prima, scrivi. Questo sì, modello in che tempi va creato? Eh sì. Cioè, in che il modo creato. Il modo modello creato. Questo modello. Il modello organizzativo. Vabbè, come crearlo e come diffonderlo? Eh sì, io rispondevo alla domanda, è realistico? No. Cioè sì, ma non è specifico. Okay. Eh sì, però scrivi il modello. Quindi io davo la risposta alla R. Eh sì. Hai capito? Ok, va quindi, bene. Allora, appunto sì. Quindi creiamo la soluzione. Come renderlo realistico? No. Cioè, che hai tenuto la soluzione? No, noi dobbiamo specificare a questo Cristiano che questo modello, vabbè, in che tempi lo realizzi? In che tempi lo sperimenti? Come lo diffondi? E come lo diffondi, che sarebbe il penultimo punto. Favorire la diffusione, pinco esatto. Pallino. Scrivi, che mo te lo dimentichi di nuovo. Vabbè, io. 6 e 8. Okay. Questo non farà niente. L'ultimo, contribuire alla trasferibilità del modello. Anche qui io metterei uno smile. Contribuire alla trasferibilità, cioè io aiuto il modello a trasferirsi. Quale buona da pratica? Solo. Ok, buona pratica. Ma esattamente, io infatti ho scritto come 6 8. Perché si spiega 6 8 e 9. 6 8 e 9. Sì, sì.
cioè non mi quindi spieghi come. Possiamo rispondere alla R dicendo è realistico sì, ma non è specifico, perché si spiega in che modo crearlo ed in che modo esportarlo. Creare il modello stiamo parlando. Sì, in modalità modello, quelle... esportare il modello. Quindi come diffonderlo? Io non so se e come se trasferirlo. Sì. Bene, i risultati previsti. È attraente sì. Lo stesso. Per il riequilibrio tra uomini e donne. È tempificato? Direi di no. Tempi aumentare il numero di donne impegnate in ruoli. Aumentare il numero di donne. Quante tempi, in quanto tempo? Misurabilità. Vabbè, i tempi lo cioè, sì. Specifico sì, con la misurabilità. È tempificato? Quali sono i tempi? No, non esistono, non però. Però noi essendo in partner possiamo dire allora facciamo la riunione a metà programma ma cosa abbiamo scritto? Tempi definiti dai mesi di programma posso dire piccolo che non legge non leggi non presenti hai capito? Non è una bella cosa guardiamo le interviste qua interviste faremo interviste per i dipendenti sì. Sperare, mi sono limitato. Vabbè, al latino che parla del tempificato, tu fai riferimento solo ai risultati previsti, così lo ne parliamo solo qui. Quindi in quanto tempo? Risultati previsti. Quante donne vuoi. Da quanto le vuoi. In quanto tempo le vuoi donne che vuoi aumentare? Avere aumentare sì, tutti i risultati e quanto di risultati quali risultati vuoi avere cioè quantificare in termini di produttività cioè da 10 a 50 donne da 20 a 30 poi la trasferibilità del progetto ma prima perché questo una volta se non lo scrivo lo deve scrivere è la percentuale di donne. No, in generale la percentuale di ogni risultato previsto. Ottimizzare l'impiego, in che senso? Quanto? Da tempi di vita e tempi di lavoro. Se l'avessi visto Bruno questo modello, a strazzato. Sì. Se mette le manicate. Scriviamo in ordine. Basta. Elementi di trasferibilità del progetto. Giusto. Vabbè, noi alla fine questo qua dovevamo. Ma tu gli farà commentare tutto. Allora, il progetto è trasferibile? In che senso? Secondo me solo il secondo punto è trasferibile, il modello di applicazione. Perché la metodologia di ricerca, che metodologia? Mica hai fatto una metodologia innovativa, a parte non hai fatto ricerca. Anche se l'avessi fatta, in che metodologia? È innovativa, tale che la devi trasferire? No. Vabbè, aspetta, no, questa è la metodologia di ricerca ed analisi. È anche la metodologia di analisi. Sì, ma è nuova questa metodologia di analisi che tu hai adottato, tale che la devi trasferire? Cioè quello di cui ho parlato prima, che cos'era? Diciamo, ipotizzare, non possibile. Ma doveva essere un obiettivo, allora, mettere su, creare una metodologia di analisi innovativa, ma non era citata. O non l'ha messo come presupposto, non lo so, non c'era citata questa cosa. Qua la vedi di successiva trasferibilità. E poi l'ultimo pure è molto vago, strumento di analisi per le competenze. Come siete? Siamo agli sgoccioli. Sgoccioli. Abbiamo fatto nel tre, 20 minuti proprio non è grande. Tu sei studente o lavori? Studente. Quanti anni? 46. Guarda. No, 46. Da quanto sei in Italia? Da quanto tempo sei in Italia? No. Vivi a Bitonto? Sì, vicino a Bologna. Hai tanti titoli scontati? Sì. Quindi i tempi di interviste e questioni di interviste è il punto 1. Analizzare gli obiettivi. Vabbè, il punto 1 della. Degli obiettivi specifici. Poi analizzare gli obiettivi. Metà. Questo, analizzare gli obiettivi a metà e a fine progetto. Ma gli obiettivi? Mi sono abilitato, sì.
Analizzare il tuo, i, che punto i risultati, sì, penso, non gli obiettivi. Analizzare gli, cioè, gli obiettivi non dovrebbero cambiare durante tutto il progetto, sono i risultati che cambiano. Analizzare i risultati. Sì, 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 quelli di analizzare. Degli obiettivi. Obiettivi a metà e a fine progetto. Qual è il numero del punto? 2. Eh sì. Sempre tempistica. Abbiamo sperimentazione di ruolo. Punto 3. Come tempistica. Come. Allora, dove siamo arrivati? Io no, mi sono laureata a luglio. Allora, adesso non ho lavoro, sto cercando lavoro. Che cosa? Ci interroga. Comunque, lui si studia, lui studia, lei studia. Io studiavo e studio. Tu cosa studi? No, Italiano. La lingua, sì, sono lingua italiana, bene, poi. Infatti, giusto. Questo che punto, eh? Sperimentazione in paese, sì. Tre. Io niente, ho finito. Cosa hai studiato? Come in Iran. In Iran, sì. Cosa? Sì, non lo so in Italia. In generale? No, no. In Iran si chiama attestato. Non lo so. Non sai dire in inglese? Cosa, diciamo, che operazioni? Cosa si occupa? No, io non... Economia? No, io no. Non è con... Soldi, money? Bambini? No, con credito, tipo prendere il diploma, non c'è io. Ok. Perché è mezzo al corso, poi è scusate. Ah, ok. Quindi non hai finito? Sì. Va bene, a che punto invece di scrivere obiettivo non verificabile, il punto 4, potremmo dire come verifica questo obiettivo. Qual è il punto Tanto 4? Noi siamo il partner. Vorrei la condivisione e il coinvolgimento attivo dei dirigenti e dei dipendenti nel progetto di valorizzazione delle risorse. Alla fine noi chiediamo come. Tranquillo. Sì, ma più che altro il coinvolgimento è, cioè, è difficilmente. Coinvolgimento dei dirigenti. Noi chiediamo il come, no, vediamo come loro vorrebbero. Specificare? No, perché io in lingua in Iran, non in italiano. Ah. Poi a scuola provo che bene o no. Maestra, ho studiato per diventare maestra in Iran. Ah, ok. Maestra per i bambini, sì, piccoli. Sì, sì. Beh, tra qualche anno, dopo che hai imparato l'italiano, poi potresti farlo anche qui. Sì. Io ho fame, che ora è? Madonna. Che ora è? E poi si può fare una valutazione alla fine? Yes. Quell'ex post. Anche noi pensiamo modulare con dei questionari sulle soddisfazioni. And woman, but important. And don't. Dobbiamo essere specifici. Vabbè, ma io direi di non andare troppo. Sì, ma anche perché ci sono milioni di metodologie di valutazione. No, vabbè, sì, ora, sì, cioè, ora se le volessimo mettere tutte. Allora, quindi analisi, allora l'analisi svolta è realistico. È realistico? No. Aspetta, noi lo dobbiamo rendere realistico. Ah, ok, per renderlo realistico dobbiamo... Vabbè, noi abbiamo detto che non era realistico perché non era quantificabile. Quindi siccome l'abbiamo quantificato... Lo possiamo... Cioè, è realistico perché... Vabbè, ci sono 10 al 30, cioè ci sono maggiori informazioni. Ci sono le condizioni per pensare che si possa raggiungere. Sì, sì. Quindi, è una potremmo già... punto e another number 3. Number 3, sì.
this project ora is very good. Correggere? The project is very good, but noi abbiamo quantificato, capito? Del trend eccetera. Noi siamo un project, ora va bene perché l'abbiamo quantificato in percentuale. Presentare il progetto con principetti che progetto ho presentato? Educazione sessuale e affettiva in tre scuole superiori, fortemente connotato alla stigma, alla lotta dello stigma omofobico. Il progetto è di peer education, quindi noi dovremmo fare in modo che qui siano i ragazzi stessi che formino gli anni successivi. Bello, ma da sola le presentazioni? No, con una collega avremo le partnership del consultorio, le spese del consultorio per la formazione sulla salute sessuale, gli arcigay e agenti famiglia, per invece le parti relative alla lotta allo stigma. Sì, 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 sì. E quella arcigay? Questo punto è questo progetto è buono perché sì, sono proprio i genitori, perché abbiamo quantificato nell'arco di un anno solare qui, perché devi dare gli obiettivi, gli obiettivi in italiano, obiettivi are the point that you want to get. Sì, anche perché qua, vabbè, lui ci ha fatto io sono un set con l'anca. What you need to make the project sicuramente work. Ah, boh, chi lo sa. Andiamo. Quantificato gli obiettivi in un anno solare. Capito? One year. Sì, parlando di so. Ok, pausa, coffee break. Coffee. Yes, well done. Coffee break. Ci siamo? Facciamo il progetto? Sì, sì. Tutto bene? Funziona un po'. Questo è tuo. Capisci? Benissimo. Andiamo in pausa. Ma voi dite che torneranno? Abbiamo 5 o 6, e vabbè. Dunque. Vabbè, ma noi piani. Everything is okay? Eccoli qui! Sotto chi tocca! Sotto chi tocca! Sotto chi tocca! Allora, come state? Sono in onda? Dai! Però qua secondo me manca ancora qualcuno, ecco che mi ritornano. Tutto bene? Tutto, come si dice? Tutto bien? No. Tutto bene? Tutto bene. Ben? Così con l'accento un po' scivolato. Tutto bene in italiano. Tutto bene in Brasile. Tutto bene.
Beh. No, un bec no. Aspettate che imparo. B, E, M. Ah, to do bem. Bem, to do bem. Perché in portoghese non si parla correttamente la parola. Vabbè, to do bem. Fa così. Bem, fa così. Fa così, scivolato. E invece come dico io? Everything is okay, come si dice? Tutto bene, si può dire così? Eh? Sì. Eh? Hube. Hube. Allora, hube. Hube. Che vuol dire? Come va la pronuncia? Hube. Hube. It's correct? Hube. Hube. Adesso voi mi chiedete cosa vuol dire hube? E io non ve lo dico. Ci siamo tutti? Che devo fare con voi? Allora, forza che la giornata è lunga, mica abbiamo finito. Perché qui non mi parte più? Questo non filmiamolo, questo deve essere un segreto tra di noi. Allora, hube? Cosa vuol dire ube? Sì, hube. Cosa vuol dire ube? Cosa vuol dire ube? Tutto bene. Tutto bene? Bravissimi. Allora, abbiamo virato sul ciano. Successo. E la presa? Ah. Ok, adesso lo rifacciamo partire. Allora, mentre ripartono le polveri. Dunque. Allora, aspettate che volevo solo. Allora, come spiegavo a chi non c'era ieri, io poi prendo degli appunti sui lavori di gruppo, poi li impacchetto, li do a Cinzia, glieli mando, così poi voi avete tutto il materiale di lavoro. Si vede sempre, ok. Poi l'altra cosa, voi avete la mia mail, quindi poi adesso poi ci saluteremo venerdì o meno, ma se mi scrivete, mi chiedete, volete far vedere delle cose, io vi rispondo. Insomma, magari non vi rispondo nell'arco di 24 ore, però insomma, nell'arco del tempo. Entro il 21 di dicembre, anche se l'hanno spostato, Sapete che siamo al 21 febbraio, è stato spostato, fatto qualche aggiustamento. Dovremmo, insomma, il panettone lo mangiamo, io non so voi. Allora, dunque. Prima di iniziare a vedere gli output dei lavori, io chiedo a ogni gruppo, anche senza portavoce, chi vuole, lo stato d'animo, il feeling, come vi siete sentiti nel lavorare su queste due pagine che io vi ho mandato. E io prendo degli appunti. Stato d'animo. Proprio come. Ma liberi, eh? Come vi siete sentiti? Microfono. Allora, magari ecco, siccome non tutti conoscono tutti, rispetto a chi è arrivato ieri, chi parla ha voglia di dire il nome, così aiutiamo un attimo. Ok. Confuso. O confusa. Confuso. Ah, il gruppo era confuso. Ok, quindi il gruppo era confuso. Specifico come progetto, o no, meglio. Sì, dimmi lo stato d'animo, poi vediamo dopo che cosa è successo sul lavoro. Confusione, sì. Quindi confusi. Almeno il gruppo mio è d'accordo. Il gruppo? Gruppo è d'accordo, ragazzi. Il gruppo conferma lo stato conferma. Di confusione? Okay. No, perché non si sa. Ma siete felici? La tutona proprio da cabaret. Confuso, confusi. Poi, altri stati, liberi e tranquilli. Allora, vi tranquillizzo che non l'ho scritto io, quindi mi potete dire qualunque. Ok, beh, allora continuo. Allora, è così vi voglio. Se no, dai,
scatenatevi. Voi siete il partner che ha ricevuto queste due pagine. Una volta ve l'avrebbero mandato via fax, carta termica. Adesso vi è arrivato il PDF, tranquillo. Anzi, il doc, così lo potete correggere. E come vi siete sentiti? Io con il nostro gruppo, io mi sono sentita abbastanza solidale, perché in realtà lavorare con una persona, con persone che non hanno la stessa capacità di parlare la stessa lingua, quindi si sviluppa più l'interesse nel comunicare in maniera indiretta e dare comunque l'opportunità sia a te di comunicare, sia all'altra persona di capire, anche se non si capisce bene il progetto, però la funzionalità e l'intenzione del progetto, quindi un'armonia collettiva nel parlare, nel comunicare. Però quindi solidale per capire. Sì, capire. Nello sviluppo di una comprensione. Nello sviluppo, scusami? Nello sviluppo di una comprensione di argomento. Benissimo. Quindi c'era un'esigenza di capire e comprendere. Prima, sì. Ok, quindi non era immediato, non erano proprio due pagine lette, viste, fatte. Poi. Ricordiamo i nomi, scusate, perché così... Ah, Veronica. Veronica. Enrico, io sono Enrico. Io ho un po' preso in giro. Preso in giro? Oh! Eccoci perché qui. Perché volevo, come dire, tu mi dici come l'umanità è bella e diversa, però mi devi dire su che cosa stiamo lavorando, perché non avevo un ambito materiale di riferimento sul quale confrontarmi. Aspetta, ridimmela questa, tu mi devi dire... No, ma... Su cosa stiamo... Di che cosa stiamo parlando? Lavorando. Di cosa... Scusate l'italiano, eh? No. Il pessimo italiano. Oh, allora. Preso in giro. Oh, così mi piacete. Belli, critici, perché sennò... Allora... Preso in giro, tu mi devi dire su cosa stiamo lavorando e di cosa stiamo parlando. Bene. Ok, altri? Allora, io sono Giusy e mi sono sentita un po' demotivata, nel senso che siccome non era chiaro, cioè c'era troppe informazioni e troppo generiche, quindi i messaggi erano troppi, quindi non erano chiari. Erano troppo generici e quindi a un certo punto ho mollato, nel senso che a un certo punto ho mollato, nel senso che ero demotivata. Sì. ho mollato il lavoro. Ero demotivata e quindi non, cioè, il mio interesse nei confronti del progetto è scemato. Giusy ci dice: "Il mio interesse nei confronti del progetto è scemato". Sì. Quindi è diminuito. Sì. Perché era troppo generico, non troppo si capiva generico. Appunto di che cosa, di che morte dovevamo morire, insomma. Quindi. Troppo generico. Sì. Altro? Tempi inesistenti, praticamente. Tempi inesistenti. Sì. Però qui sei già sull'analisi degli obiettivi. Io voglio la pancia. Beh, voi sapete che tecnicamente noi abbiamo un cervello, tutti dovrebbero averlo, però abbiamo anche la parte nostra emotiva. Quindi adesso io ho bisogno della parte più della pancia, no? Che viene fuori, la parte emotiva. Quindi c'è stato confusione, sentirsi presi in giro, demotivazione perché era troppo generico, altri stati d'animo? Microfono. Non andatemi. Allora, un esercizio importante è la parte emotiva e la parte razionale. Quindi, ripetitive, e che cosa ti ha provocato il fatto che fossi ripetitivo? Sì, ha provocato il fatto che non erano poi sia chiari poi le motivazioni che tutto quanto. E questa è la parte di analisi. E ha provocato anche il fatto che non riuscisse ad arrivare, cioè a comprendere proprio quale fosse l'obiettivo vero e proprio. Chiaro, ok, quindi difficile da comprendere, stato d'animo. Sì. Ok? Difficile da comprendere, quindi, perché era anche un po' ripetitivo, questo lo possiamo mettere così qua.
Ok? Altro? Io sono Alessia, rispetto alla dinamica proprio del gruppo, io mi sono proprio divertita. Cioè, chi era il tuo gruppo? Alzi la mano al gruppo di Alessia. Chi c'era lei? Noi stavamo simulando di essere grandi partner. Bravi. Che leggono il progetto, no? E quindi è stato proprio bello dire ma questo fa schifo, dobbiamo rifare. Che poi si dice, non è che... Eravamo ridicoli, quindi è stato molto divertente. Bene. Quindi c'è stato anche un po' fa schifo? Qualcosa l'abbiamo detto. Ok, altro, stato d'animo, pancia, Michele? Io mi chiamo Rino. Io a dire la verità l'ho trovato molto interessante all'inizio, perché comunque proporre un modello nuovo per l'organizzazione, però un po' perplesso nella forma del... Interessante, ma poi perplesso. Sì. Quindi parto con interessante, ma poi succede qualcosa. Giusy ci dice parto motivata, ma poi mi demotivo. Michele. Ok, Michele. Allora, io a me diciamo che il progetto non ha fatto, come si dice, come diciamo dalle nostre parti, né caldo né freddo. Né caldo né freddo. Cioè sono rimasto insensibile perché ho rivisto un modello scolastico. Sì. Cioè... Solitamente nei modelli scolastici si cercano i prerequisiti, poi si scrivono i contenuti, quindi si stabiliscono gli obiettivi a breve termine, a medio termine, a lungo termine, le finalità, mezzi, strumenti, monitoraggi e verifiche. Bene, io in questo progetto ho visto alcuni pezzi di una progettualità che solitamente si fa nelle scuole. Okay. C'era la finalità, c'erano gli obiettivi a breve, a medio e a lungo termine, c'era la valutazione, quindi ho detto il monitoraggio mancavano i contenuti, i mezzi e gli strumenti. Ok, questo che è Michele è sulla parte contenuto razionale, però va bene. Dal punto di vista emotivo, ripeto... Né caldo né freddo. Né caldo né freddo. Ok. Insensibile proprio. Insensibile. Mettiamolo, è insensibile. Insensibile. Altro che vogliamo aggiungere? Stato emotivo di pancia? Ci pensiamo. Allora, quello che voglio dirvi è che vi siete autofatti... Io poi questo materiale lo rimetto a posto e ve lo mando. La griglia di quello che non deve capitare quando voi siete promotori di un progetto e di un obiettivo. Cioè io quello che vi ho fatto provare è quello che capita realmente. Perché quindi sono fissato con questo lavoro sugli obiettivi? Perché è un progetto reale, eh? Non l'ho scritto io, ma è un progetto fatto che usiamo come laboratorio. Quindi è stato proprio scritto e presentato a un bando. Quindi non è stato un lavoro che abbiamo fatto apposta, inventarci, eccetera. Poi mi hanno chiamato in consulenza al gruppo di progettazione, mi hanno detto, Roby, ti prego, vieni a darci una mano. Però al di là di quello, è stata una cosa che è circolata a livello appunto tra i partner. E così come voi l'avete vissuta così, perché questa era la situazione, questo memorizzatelo. Cioè deve essere qualcosa che quando voi siete promotori di progetto non deve capitare. L'altro suggerimento che vi do, proprio immediato, è quando pensate alla parte obiettivi, progetti, eccetera, eccetera, prendete un amico, qualcuno di cui vi fidate, glielo fate leggere. Non della vostra organizzazione, della vostra associazione, perché gli dite, ma tu che cosa hai capito di questa cosa che io sto scrivendo? È chiaro? Questo è utilissimo. Perché questo avviene a livello appunto di nuovo internazionale, come vedremo, dove c'è anche la componente culturale, dove ci sono proprio delle cose che noi, tra virgolette, diamo per naturali, scontate, ma invece fanno parte della nostra cultura. Quindi fate questo passaggio. Quindi le cose vanno fatte, io dico sempre, l'erba non cresce tirandola. Prendetevi il tempo. Io ve l'ho anche detto ieri, io anche sono il primo a dire al nostro staff, non è il tempo giusto per presentare quel progetto, a meno che non c'è un'esigenza, ma lo diciamo out of record, di urgenza progettuale, perché è l'ultimo bando possibile, però lo sapete già che parte zoppo.
Piuttosto, come vedremo poi, o come vi è stato detto, ci sono delle scadenze periodiche sui progetti, quindi memorizzate la scadenza che c'è, e piuttosto sono il primo a dirvi fate le cose bene. Perché glielo dicevamo, uno dei punti di criticità è proprio il rapporto con i partner. Se gli mandi una scheda così, capita, è capitato a voi. Cioè, non è che ce la siamo inventata che teoricamente, ma una cosa generica fatta in un certo modo, il rischio che tu puoi avere è di confusione, senso di essere preso in giro, e però tu devi stabilire un partenariato con uno che pensa di te che ti sta prendendo in giro. Figurati. Senso di demotivazione, ancora in fase di analisi, manco abbiamo iniziato il progetto e già faccio fatica a leggerlo. Il faccio fatica a leggerlo lo dovete pensare anche per il valutatore che valuta il progetto. Ve l'hanno spiegato, no? Nella preparazione del progetto. Cioè non deve essere faticoso, deve essere una lettura faticosa, perché ovviamente la valutazione non sarà benevola se già uno dice arrivo subito, Giusy, dove devo andare? Rino, giusto? Dice interessato ma poi perplesso. Quindi parto magari bene, c'ho anche voglia di fare quel progetto lì, però se non ho chiaro dove devo andare, Altan ce lo dice, e allora va bene qualunque. Cioè, questa cosa qui dico, boh, ma allora io che contributo posso dare a quell'obiettivo? Poi SMART è una tecnica, non... però secondo me può aiutare. E né caldo né freddo insensibile, cioè una cosa che non mi aggancia. Ok, lo so, è faticoso, però ne va della bontà anche del progetto. Giusy. Allora, può dipendere, tutte queste reazioni che abbiamo avuto, possono sì. dipendere anche dal fatto che comunque chi scrive progetti spesso utilizza un linguaggio troppo ridondante per impressionare chi li valuta poi i progetti e alla fine è controproducente, perché poi se tu mi infarcisci troppo il concetto e me lo dici in 3000 lingue, in 3000 maniere, eccetera, poi alla fine io non capisco che cosa mi vuoi dire, certo. e tu hai fatto uno sforzo immane per poi non arrivare a nulla. Cioè può essere il linguaggio anche un... Può essere il linguaggio, certo, perché tu leggi la parte scritta. Allora, sintesi, ragionamento sullo SMART, ordine anche visivo, cioè dovete proprio fare uno sforzo anche di ordine, perché dovete mettervi voi nella situazione, fatelo vedere davvero a qualcuno dei vostri amici, dice, cioè perché com'è? Magari chi progetta pensa, ora io sì. dico io che non ho mai fatto. Vai. Può pensare che utilizzando un tipo di linguaggio possa ottenere la stima, diciamo tra virgolette, di chi legge. Invece dal punto di vista di chi valuta com'è? Allora, dal punto di vista di chi valuta è A, preparati. Cioè, fate lo sforzo di analisi, il bando lo leggo bene, l'application form me la leggo bene, le linee guida, le guideline le leggo bene. Adesso tutti i bandi sono accompagnati da delle linee guida. Lo so che è una rottura di scatole perché sono 60 pagine, ma tu te le leggi tutte così non hai problemi anche a livello formale. Un altro suggerimento che vi voglio dare è che siccome c'è l'assalto ovviamente alla diligenza dove ci sono dei denari, la selezione è durissima. Cioè, noi un anno in un progetto molto complicato, uno dei nostri partner è stato escluso dal partenariato perché la carta d'identità del suo referente era scaduta. E allora il primo controllo è stato quello, è progetto preso e neanche valutato. Quindi occhio, poi la prossima volta allora vediamo, ve l'hanno fatto la checklist sui progetti. Cosa guardare, come... Ok, poi lo guardiamo, non c'è problema. Però occhio a queste parti qui, perché sta diventando sempre più difficile. Leggo bene le linee guida per evitare di commettere degli errori formali dove metto delle spese che in realtà non ci devono essere, eccetera, eccetera. Quello che dice Giusy è vero, una cosa che noi diciamo sempre in aula è quella di far vedere che hai letto. Questo è positivo. Cioè, se all'interno del progetto tu richiami le priorità, cioè se per quest'anno la priorità è l'incentivazione alla professionalità giovanile, tu riusi quelle parole, il valutatore dice ok, almeno questo si è letto le 80 pagine della guida. Questo è un suggerimento, però sì, non deve essere un copia incolla identico.
L'altra cosa a me è capitata, perché bisogna giocare a carte scoperte, come vi dicevo. Quando io ho iniziato questo mestiere, una delle prime cose che ho fatto è stato un bando per i giovani, Gioventù in Azione, ai tempi si chiamava Gioventù per l'Europa, mi pare. Comunque, allora cosa avevo fatto? Proprio per dirvi come non si deve fare, come ho imparato a fare. Tutto contento, prendo, leggo questo bando, c'ho voglia di farlo, chiamo l'ufficio, ci sono due uffici a Milano e a Roma della rappresentanza della commissione, dico, ah bello questo bando, io ho queste idee. E devo dire, la funzionaria, alla quale devo tutta la mia gratitudine, mi disse, ma lei l'ha letto il programma? No. Lei sa gli obiettivi del programma? No, però io ho questa idea, sono giovane, ho 19 anni. Sì, ma tu sai le priorità per quest'anno? No. Lei mi ha detto, guarda, leggiti tutto e poi torna da me. Quindi, cosa ho imparato? Leggiamo e ci prepariamo. Poi contattiamo, perché sono disponibili. Questo è un altro suggerimento che vi voglio dare. Contattiamo, contattatemi, mi chiedete o meno. Ma se uno dice, c'ho questa idea, è fighissima, voglio aprire una ludoteca. L'altro ti dice, ok, non è nella priorità del programma, non prevediamo finanziamento di strutture, non prevediamo ludoteche, boh. No, se uno legge dice, ho letto che questo bando finanzia l'aggregazione giovanile, è anche inteso le ludoteche, e l'altro ti dice, ok, almeno si è preparato, cioè fatto un po' lavoro di scouting prima, ok? Quindi lavoro di scouting, ragionamenti di questo tipo e non questo stato d'animo che voi avete vissuto, quindi non è artificiale, Questa è una griglia che avete fatto sul vostro stato d'animo che io valido, non è molto simile a altri feedback che mi sono stati dati da gruppi come voi che hanno lavorato. Ok, quindi, perché secondo voi ho voluto lavorare sugli stati d'animo? E siccome mi siete simpatici vi faccio vedere una cosa. Perché? Ma perché? Perché sullo stato d'animo? Bravissimi. Prima di andare sul contenuto, pensa alla relazione. Perché se tu sei demotivato, ero interessato ma poi non sono più interessato, questo capita, lo trovo difficile, non riesco a leggerlo, un casino, è complicato, questo impatta sul contenuto. Sicuro, è normale, lo facciamo tutti, ok? Pennac diceva che siamo autorizzati a leggere, interrompere di leggere un libro che non ci piace, no? Siamo autorizzati, non mi piace, non lo leggo, lo trovo difficile, ho paura, questo si innesca anche nel partner lontano, ho paura che il partner già mi fa questo casino sugli obiettivi, figurati quando mi va in gestione di progetto questo qui, non mi fido. Poi, quello che dovete alimentare è la vostra rete di relazione, ve l'ho detto anche ieri, trovate il motivo per fare network, facciamo l'aperitivo interculturale, ti voglio invitare, c'è questa iniziativa, voglio che tu lo sappia, cioè, anche se non c'è il progetto, createvi occasioni di relazione. Ho questa iniziativa, prossimo gruppo. Chi? Dai, scattano i volontari spintanei, ieri abbiamo detto quelli che... Scatta il volontario spintaneo, microfono. Come vuoi tu, anche lì, come vuoi tu. La domanda. Il lavoro, adesso abbiamo messo a posto, brava. Giusto, giusto, giusto. No, mi sono distratta un secondo. È proprio so in quel secondo sfida. No, giusto, giusto, bravi. Chiedere se non si capisce. Poi la questione è che probabilmente non sono stato chiaro io. Allora, abbiamo messo a posto gli stati d'animo, memorizzate questa, no, deve capitare quando voi mandate fax, PDF a partner distante, ok? L'altra cosa è adesso va bene, adesso lavoriamo sui contenuti. Però prima ricordatevi lo stato d'animo. Poi i contenuti, se proprio non è smartissimo, lo aggiustiamo, non c'è problema. Però non dovete mettere il partner in quello stato d'animo lì che avete visto. Quindi adesso, Michele, siamo pronti, lavoriamo sui contenuti. Quindi quello che avete detto su Michele.
Per esempio, infatti, mettiamo le mani dentro i contenuti. Ok. Allora... Quindi, scusami, Giusy, il lavoro che avete fatto sugli obiettivi, sullo scritto, riequilibrare, eccetera, eccetera. Come l'avete vissuto come obiettivo? Se avete pensato altri obiettivi? Allora, noi abbiamo fatto prevalentemente un lavoro critico. Bene, e quindi giusto. Siamo andati a vedere, a guardare se gli obiettivi fossero smart o meno. Ok. E quindi ci siamo soffermati appunto su quello che mancava più inserire proposte. Cioè l'abbiamo fatto ma in maniera molto generica perché ovviamente non siamo tutti preparati su no, beh, siamo qui per fare... Io scusami se ti ho interrotto, queste esperienze di aula le chiamo le piscine pronti per l'oceano. Cioè voi qui potete fare tutto quello che volete. Tanto avete il salvagente, ci sono io, ci siamo noi, non c'è problema. Poi fuori, quindi l'obiettivo è quello che se anche qui succede qualcosa, sbagliate, non c'è un giusto o sbagliato, è proprio mentalizzato. Quindi va bene, se anche me li avete scritti non smart, va bene, l'importante è che capiate la mossa giusta per far essere libero. Ok. Vai tranquillo. Allora, la prima cosa che abbiamo notato, che probabilmente è stata voluta, ma che non conoscevamo chi ci presentava il progetto. Quindi non sapevamo l'identità del nostro partner futuro. Bravissimi. Bravissimi. Molto bene. In ogni caso, noi dobbiamo dare contesto, quindi chi siamo? Allora, se è un partner consolidato che conosco, non c'è problema. Io non mando più, io oramai questo mestiere lo faccio da più di 25 anni, proprio un mostro, un vecchio, adesso vado, mi metto in pensione. Però con i partner che conosco da una vita, non gli rimando la scheda. Però una delle prime cose che dovete preparare è chi siamo. Anche non 30 pagine o meno, ma chi siamo? Chi siete? Un gruppo di giovani informali, un'organizzazione, un'associazione, un progetto del comune, così. Noi siamo questi qui. Perfetto. Quindi, chi siamo? Chi erano questi qui? Ok. Poi. Poi abbiamo notato che rispetto al progetto... Sì. Non c'era una corrispondenza in un contesto culturale, sociale, bravissima. Lavorativo, professionale. Cioè non c'erano dati che valorassero il progetto. Bravi, dati, informazioni. Oramai con internet si trova di tutto, verificate sempre i dati. Citate la fonte, però date un contesto, una cornice, il contesto, la cornice. Contesto qui dietro ha la parola, quest'area qui ha la parola bisogno. Siccome la percentuale di donne è del 2,3, io propongo il 3,7. Ok, uno dice ok, ho capito. Bravissimi. Ok, quindi legato poi a questo, bene. A questo argomento, notavamo che appunto manca un'analisi dei fabbisogni. Bravissimi. in quel preciso contesto. Bravissimi. C'è qualcuno che non piace la parola bisogno, mettiamo esigenza, perché lo fai, perché lo devi fare, ok? E poi appunto siamo passati a verificare se l'obiettivo fosse smart. Perfetto. O meno. Okay. Allora, quindi, in corrispondenza della S, quindi specifico, e l'obiettivo è abbastanza chiaro, ma non è, non è conciso. Se l'obiettivo è il primo, quindi cioè la prima parte, come dire, bastava anche la metà di quello che c'era scritto. Quindi non era conciso e quindi ha creato confusione, ha creato... diverse reazioni. Sì. La M non era assolutamente misurabile perché in tutto il progetto non c'era un numero e quindi non avevamo parametri, indicatori di risultato, non c'erano valori a cui fare riferimento certo. per misurare. Sì.
perché se voglio misurare mi serve un parametro, ma che può essere anche una percentuale. Cioè non è obbligatorio 4,78 aumentare del 2%, 1%. Poi dice, sì, ma cosa vuol dire quella percentuale lì? Però almeno riesce a darti un parametro, a misurarlo. Chiaramente per misurare, per dare i numeri, ho bisogno del contesto. Per quello vi serve il lavoro. Uno dice, però tutti sanno qual è la situazione socio-demografica di Bitonto, ci mancherebbe, eccetera. Ok, però nella logica del ciclo del progetto ti serve proprio per lavorare bene sull'obiettivo. È chiaro che se sono un sindaco so qual è la, si dovrei sapere qual è la situazione della mia comunità, però ti serve come progettista per fare un buon obiettivo, perché lo sai, l'hai scoperto anche tu, noi anche è capitato, magari tu vuoi lavorare su un bisogno che non c'è più, che lo misuri e quel bisogno lì non c'è più, tu magari sei convinto che i giovani non ascoltano più le radio, poi leggi dei documenti e scopri web radio, internet eccetera, dici ok, boh, inutile che mi metta a fare un progetto, faccio un'altra cosa, magari sulle radio, ma non lo faccio per l'ascolto che già ha dei numeri in crescita. Ho fatto un esempio, eh? Ok. Quindi passando invece alla se attraente. Attraente, noi sì. Noi abbiamo fatto questo tipo di discorso. Sì. Cioè abbiamo parlato di vantaggio per noi nel partecipare al partner. Ok. Sì. Quindi non è chiaro il vantaggio. Ok. Sociale, sì. Economico, sì. Del fatto appunto di partecipare al progetto. Okay. E quindi come soluzione, diciamo, a questa problematica avevamo pensato che nel progetto era utile che ci fosse per esempio un'analisi SWOT, quindi sì. Rispetto ai punti di forza, punti di debolezza, vincoli e opportunità, sì. In modo da farci capire perché partecipare, perché? E soprattutto capendolo noi come partner, avendo diciamo il progetto, la finalità di coinvolgere evidentemente imprese, organizzazioni che appunto hanno al loro interno dipendenti, persone che lavorano, noi come partner dobbiamo fare anche da promotori. Noi siamo partner, ma siamo anche promotori nei confronti delle aziende, quindi dacci una motivazione valida, facci capire il vantaggio che possiamo avere noi come paese e le imprese a partecipare a questo progetto, perché le imprese, lo sappiamo benissimo, non sono così aperte ad avere interferenze, incursioni da parte di chi che sia, se non hanno... Un vantaggio, ecco, da questa intrusione. Questo è centrale. Questo è centrale. Allora, buona l'idea della SWOT, va bene, mi piace, può aiutare. Per chi non c'era, poi magari facciamo un breve riassunto. Motivante. Allora, mi chiamano a fare i corsi sulla motivazione. La motivazione, adesso vi svelo un segreto, è una cosa che abbiamo dentro di noi. Cioè non esiste nessuno che ti può motivare se non te stesso. Io faccio sempre questo esempio. La motivazione è candela e tu sei la benzina. Allora, se la candela è spenta e tu getti la benzina, cosa succede? Niente, senti puzza di benzina. Hai sprecato la benzina, che con tutto quello che costa la benzina. Hai sprecato la benzina. Ok. Se la candela è accesa, c'è una piccola fiammella, ma la tanica di benzina è vuota, tu rovesci la tanica vuota e cosa succede? Però la fiammella un po' rimane. Se tu c'hai la fiammella, quindi se tu hai già la tua motivazione, quello che avviene, quindi la damigiana di benzina, tanica, grazie, la tanica di benzina, cosa succede? Occhio dove lo fate, perché poi non provate. Quindi quello che io posso fare come agente esterno a me non è motivarti, è demotivarti. Abbiamo questo grandissimo potere, cioè se faticoso da leggere, non mi fido, noioso, non ho capito dove vuoi andare, mi sento preso in giro,
né caldo né freddo, ero interessato, poi sono diventato perplesso, demotivato. Quindi quello che tu puoi fare è demotivarmi. Quello che tu mi puoi aiutare è usare la benzina, mettere della benzina, farmi stare tranquillo rispetto alla mia candela accesa. Per quello vi dico carte scoperte col partner. Ci sono dei problemi, ci sono delle difficoltà, ci sono delle criticità. Mettersi anche in quell'atto che dicevamo di generosità, di umiltà, diciamo così. Magari non si è capito, vedremo tra un attimo i fraintendimenti interculturali. Può anche essere successo che io, lo dicevamo ieri, il contatto fisico, no? Ti stavo parlando e ti ho detto amico, partner, prendi il finlandese, lui rimane così pietrificato, però rischi di fare. Ok, quindi sì, occhio a non demotivare. Quindi motivante per sé, io posso tenere accesa quella fiammella e aiutare con la mia tanica. Ok. Poi alla R, se era realistico, noi l'abbiamo ritenuto non realistico in quanto non quantificabile, quindi in mancanza di dati. Guarda Giusy come si arrabbia che mi mette le mani addosso. Mi picchia. Allora, se non c'è il contesto, M ed R non c'è speranza. Perché se non mi spieghi il contesto, non hai elementi per misurarlo e non nessuno, infatti io vi ho tolto da formatore il contesto, perché non puoi dire, come fai a dire? Il valutatore dice, ma sulla base di che cosa? Te l'ho spiegato con i dati, le informazioni, le esigenze, ok? Molto bene. E infine, vabbè, la T non è tempificato, non ci sono tempi. Non c'è un tempo, non c'è. Perfetto. Ottimo. Soluzioni? No. Vuoi le soluzioni? No, dico, dovevamo fare altro. No. No. Voi fate, siete in piscina. Avevate altro? No. Gruppo, vuole integrare? Pensavamo di dover fare di più, invece. No, tranquilli. Vi ho messo un clima di agitazione. Non volevo. Volevo vi sentite? Chiedere, essendo... Arrivo subito. Sì. State tranquilli. No. Segno i voti, un più. Sì. Allora, molto bene. Penna verde. Essendo un partner. Sì. Noi, cioè il nostro obiettivo è proprio chiedere in che modo creare, esportare tutto questo, è così. Infatti noi ci siamo messi dall'altra parte e far finta di chiedere a Giusto. Loro ok, tu vuoi fare questo, sì. In che modo? Quindi noi abbiamo analizzato ogni punto. Sì. Per esempio sul primo punto, vedendo la misurabilità, noi abbiamo visto sul primo punto, vorresti effettuare una mappatura di cognizione dei saperi. Ok, noi ti proponiamo intervistando gli operatori. Sì. Perfetto, così, sì, contributo. Partner vuol dire proprio partnership. Essere partner vuol dire essere parte di un qualche cosa. Quindi partner. Noi abbiamo proposto loro in che modo farlo, okay. Visto che quei punti li vedevo vuoti. Sì, mi state presentando il lavoro del gruppo? Mi stai presentando il lavoro sì, del sì, gruppo? Sì, sì, giusto. Poi, giusto. Per esempio, analizzare i risultati, gli obiettivi, sì. Secondo noi, a metà programma... Sì. E arrivati alla fine anche analizzarli e vedere se l'esito è stato positivo o negativo. Ok. E quindi facendo in modo di esportarlo con risultati positivi. Ok. Presentarlo con i risultati positivi. Poi la sperimentazione dei ruoli, loro ci proponevano la sperimentazione dei ruoli. Questo come? Noi abbiamo proposto di far girare per esempio degli operai con dei tempi definiti, in ruoli definiti e vedere se la produttività in questo caso aumentava o diminuiva, ossia ogni operaio dava il meglio in un settore che in un altro. E come fai a capirlo però? Tramite un tempo, dare un tempo ad ogni operaio su un determinato ruolo. Sì. Analizzare alla fine la produttività di quel, di quel settore. Quindi lo definisci come obiettivo. Tu vuoi misurare entro un tempo la produttività sulla base di dati produttivi. Sì. Ok. E niente, poi parlavano di formazione del uomini, donne. Sì, e sì. Noi chiedevamo a loro in che... i tempi dei corsi, perfetto. Se volevano effettuare dei corsi. Perfetto, perfetto.
ecco cosa abbiamo analizzato noi. Benissimo, cioè, e ovviamente ha due vie, cioè la comunicazione non è a una via, prendi questo foglio, fine. Voi con le vostre, con questo elemento che avete, smart, questi stati d'animo che avete visto, tranquilli, si chiede, si lavora col partner, si mette a posto, è anche un contributo, eh? Cioè, l'altro suggerimento che vi voglio dare è, lo vediamo poi bene giovedì e venerdì, però guardatevi intorno, guardate le banche dati, guardiamo i progetti, guardate le cose, poi fate anche un ragionamento di fattibilità. Voi adesso avete fatto questa esperienza formativa con noi, quindi avete degli elementi, potete anche proporvi come partner, cioè dire noi vogliamo anche iniziare, anche per poter capire come lavora un capofila. Il capofila è un po' impegnativo, rendicontazione, stare dietro a tutti i partner. Uno dice io mi candido, anche perché in questo noi abbiamo un vantaggio culturale, non me ne vogliono gli altri paesi, però l'Italia, al di là della sua politica estera, è un paese che piace molto. E siccome quando ci sono i progetti europei ti servono i paesi europei, se uno dice guardate io ci sono, mi metto, siamo un gruppo di giovani, siamo un'associazione, siamo un'organizzazione, bene, chi ha bisogno dell'Italia dice beh, poi vedremo in questi due giorni che cosa vuol dire provare un partner, perché vai. Vabbè, sul progetto bene o male penso che siano... Ah, scusami, voi avete finito, il gruppo vuole integrare... Una domanda di tipo, come dire, tecnica. Sì. Chiedevo se esiste una sorta di database o di registro delle associazioni o suddivisione per settori o per interessi o competenze. Ce n'è di tutti di più, lo vediamo venerdì, ma poi ho chiesto a Cinzia di vi manderò dei link, quindi li vediamo, ma più che stare a vedere riceverete proprio una serie di link e poi voi che siete abituati al mondo delle connessioni, non è... Io preferisco che prepariamo il terreno prima di scrivere quelle 10 righe, però ce n'è, ve ne do alcuni sulla base dei lavori che avete fatto, ce ne sono anche mille altri, se avete bisogno mi scrivete, vi rispondo, non vi preoccupate. Però, commentavamo nel break del caffè, fiducia, siccome tu sei distante, io ho una mia amica carissima che ai tempi era direttrice, che è stata a Berlino, di un centro culturale di Berlino, e lei mi ha insegnato una cosa meravigliosa, poi l'hanno cambiata, si è spostata, però lei mi ha detto una cosa meravigliosa che io ho fatto tesoro e che vi voglio raccontare. Lei ha preso il suo cellulare in mano e mi ha detto, vedi Roby, io con te non ho mai avuto bisogno di cancellare il numero di telefono. Io ho detto, Karin, cioè, cosa mi stai dicendo? No, perché era un po'... confusa, presa in giro, eccetera, perché aveva ricevuto, aveva tentato di fare un progetto con un partner di un paese, questo qua gli ha detto sì, poi no, poi si è incasinato, eccetera, eccetera, lei mi ha detto, io prendo il numero di questo qua e lo cancello, cioè perché rischia di succedere quello, siccome la partnership è partnership, dovete evitare anche solo di esagerare, nel database se poi vi trovo, magari faccio affidamento su di voi e inizio, quindi curare anche quella parte lì, è la vostra carta di presentazione. Ripeto, giocando a carte scoperte. Abbiamo appena terminato un'esperienza dei laboratori dal basso. Laboratori dal basso è questa esperienza. Abbiamo voglia di sperimentarci, siamo disponibili a fare partner, fammi fare una cosa piccola. Non siate... perché poi le cose... l'erba cresce. Se la tiri non cresce, l'erba poi cresce. Quindi vi presentate bene nelle banche dati, chiarite bene quelli che siete e poi iniziate a fare network. Ok? Quindi quella parte lì la vediamo, ma è una parte più tecnica che ce la risolviamo con tutta una serie di link, ma io spero che arriviamo venerdì con voi che dite ok, adesso so che cosa mettere dentro a quel link. Comunque ci sono. Ok. Altro gruppo? Beh, poi dal punto di vista delle... Sì, ecco. Sì, diciamo, nel gruppo abbiamo avuto sempre questo problema... In realtà più che comprendere, come dire, il discorso della mancanza dei presupposti per cui il progetto prende termine, noi siamo stati spiazzati dall'assenza di dati materiali con quali confrontarci. Sì, dati materiali. Sì. E certo. Quantificare, vabbè, insomma, questa è una cosa che abbiamo già visto abbondantemente, mi sembra. Ma ve l'ho detto, misurabile e realistico. Se non hai dati non c'è chance, non c'è come costruire sulla sabbia.
Sì, tra le misure di intervento ho pensato che il problema ad esempio della maternità, perché è una condizione che viene vista come uno svantaggio, soprattutto sì. in Italia, però ci chiedevamo ad esempio in Polonia, che era sì, ad bravo. Esempio il partner X, sì. come è vissuta questa condizione? Giusto. Però in Italia è concepita come una sorta di infermità da parte della donna, sì. e allora come poter ovviare a questo... a questa situazione. Perfetto. Pensavo ad esempio all'introduzione di asili nido, fare un network tra le aziende, fare asili nido tra le aziende ad esempio del terzo settore, che erano quelle che avevamo preso come ambito specifico di intervento. Benissimo. Nel territorio locale. Perfetto, perfetto. Sì. Dovete integrare rispetto a quello di Enrico, giusto? Enrico, sì, sì. rispetto a quello di Enrico il gruppo deve integrare? Manca un gruppo, vero? Se la memoria non mi inganna. Sì, quindi c'è un gruppo. Dov'è il gruppo? Vince la nostra volontaria spintanea per definizione. No, perché è stato meraviglioso che hai avuto un non verbale tutti così. Hai sentito un po' la pressione leggera, è leggera. No? E guarda, e tu fatti una domanda però, perché è così. Vinci pure il posto vicino al trainers. Vieni vicino a me, dai, tranquillo. Guarda, mettiamoci qui, io e te, guarda, chi se ne frega, loro, non li guardiamo. Parla con me, dai. Allora. Com'è andata, come stai? Sto bene. Stai bene, ma perché sempre volontaria spintanea? Non lo so, secondo me. C'è questo carisma, è un problema. Vabbè, usiamolo. Eccoci qua. Allora, vabbè, noi abbiamo guardato il progetto e inizialmente tutti quanti, come hanno fatto anche gli altri gruppi, ci siamo chiesti, vabbè, ok, è generale, ma dove vogliamo arrivare con questo progetto? Guardate il non verbale, nella sala riunioni, col fax termico che arriva, me la vedo proprio così, sì, ma questi, che... Siamo, non possiamo dire brutte parole. Ok, non verbale, esplicito. Molto esplicito. Va bene. Quindi abbiamo cercato di rileggere più volte, anche analizzando, più volte. Sì, anche analizzando le varie parti, i vari obiettivi che diceva di voler raggiungere, ma che non erano ben chiari. E infatti abbiamo un po' riformulato anche andando a essere un attimo più concisi. Perché sintesi aiuta effettivamente. Poi non dovete. Entrare, i manuali vi dicono non più di 3 righe o meno, non impazzite, però non un obiettivo da 40 righe. Sì, okay. Ma se tra l'altro non solo non sei coinciso nell'obiettivo, ma me lo ripeti più volte, a quel punto io sono cosa devo farti? Hai presente la tannica di benzina e la candela? La porto, poi la porto sotto casa tua e ok. Ok. Niente, quindi abbiamo lavorato su questi su questa questione dell'essere coincisi. Sì. Abbiamo anche un po' riordinato, perché ovviamente era anche parecchio disordinato sull'ordine delle cose da fare. Ottimo. Nel senso, c'erano anche interviste, sì, ma poi parlare con i dirigenti, ma poi riandare dal... Hai ragione, mi fa venire in mente una cosa. Ricordatevi, l'avete visto nella parte, spero, sulla progettazione, che da obiettivo azione. Cioè, una volta che ho chiaro l'obiettivo, da lì declino le azioni, ok? Allora, un trucco di scrittura che potrebbe aiutare il valutatore, che magari io metto tipo obiettivo 1, 2, 3, non tanti, sapete, oppure metto A, B, C, poi le azioni posso fare delle cose tipo A1, A2, cioè ordinato. Ordine, perché anche l'ordine viene valutato. Dimmi. Che era quello che avevamo fatto noi. Cioè, queste per noi erano Perfetto. Diventate azioni. Sì, avevate molte azioni in mezzo agli obiettivi, è vero. Quindi abbiamo detto che questi sono gli obiettivi generali. Ok, riordino. Abbiamo riordinato, magari rendevamo più specifici, cioè abbiamo dato una percentuale, 3% anno e così giusto. Via. Perfetto. La somministrazione bimestrale, cioè siamo andati a dare delle varie dei dati, insomma. Ok, smart, bene. Sì. E poi abbiamo detto che queste altre, cioè queste più altre specificamente, sono più specificamente il progetto intende, cioè da specificamente in poi, siamo sulla parte qui, non specificamente in poi abbiamo detto che erano azioni, insomma. Ok, più specificatamente il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi. Lì dentro, è vero, avevate molte cose che erano delle azioni, cioè che cosa faccio.
Allora, mettimi in ordine gli obiettivi, poi questo è un trucco visivo, se lo volete usare va bene, non incasinatevi, però rendilo molto chiaro. Nei panni, prima di tutto, del valutatore, che è quello che vi dà i soldi, e il partner che deve capire che cosa deve fare. Ok. Poi vabbè, anche noi ci eravamo chiesti la sede, cioè sia con che azienda parlavamo, e dove stavamo, anche certo. Perché io, per fare un raffronto, anche perché parlavo oltretutto di sperimentare la buona pratica. Mi picchi adesso, mi vuoi picchiare? Perché? Scherzo, qua ditemi tutte queste informazioni, sennò... No, io sono così quando parlo. No, giusto. Parlava di sperimentare la buona pratica in altre realtà. Ok, ma qual è la tua? Dove siamo? Cioè, ma tu, fondamentalmente, chi sei? Ok? Ok, niente. Ah. E quindi anche gli elementi di trasferibilità certo. Sembravano anche infondati a quel punto. Perché infondati? Perché cioè, non c'è il luogo iniziale. Cioè, se non c'è, ma sì, soprattutto se hai un obiettivo debole, un'azione non declinata, per forza. Tra l'altro noi davamo anche come dati da mettere, diciamo, in analisi, sì. Anche altri curriculum vitae, okay. Per vedere la formazione dei dipendenti e così via. Questionari anche somministrati per quanto riguarda anche, ho sentito anche da altri, sulle tempistiche bimestrali di somministrazione di questionari, in modo tale da vedere come andava anche sull'approccio ai dipendenti di questa tipologia di... Perfetto. Niente, questo. Ok, molto bene, grazie a tutti. C'è qualcun altro? Domande, integrazioni? Ops, scusami. Domande? Com'è andato questo esercizio? Allora, Alice dice al gatto, Alice, mi dici per favore quale strada devo prendere? Il gatto, dipende da dove vuoi andare. Alice, non mi interessa tanto dove, allora non importa quale strada prendere. Questa appiccicata, questo è proprio il mio tormentone. Cioè, se tu per primo non hai l'obiettivo chiaro, difficilmente riesci a declinare poi quelle che sono le azioni. E poi qua, quindi a un certo punto sono tutti riuniti insieme e dice: ci siamo capiti tutti insieme verso est. E vanno tutti, ognuno per una. Quindi abbiamo l'obiettivo risponde alla domanda perché, il compito risponde alla domanda che cosa dobbiamo fare, la relazione dice come ci dirigiamo. Quindi ci sono i tre pilastri. Quindi che cosa, perché lo devo fare, che cosa devo fare e dove andiamo, qual è l'azione che noi vogliamo intraprendere. Ecco perché c'è questo lavoro sull'obiettivo, per evitarvi il rischio che poi tutto chiaro, prendiamo e partiamo tutti in altre direzioni. Ok? Allora, il caffè l'abbiamo preso. Altre cose sull'obiettivo? Domande? Dimmi. Dimmi, Giuse. Microfono, giusto. Arriva Giuse da te. Vai. Dicevi prima, quindi l'obiettivo è che cosa devo fare, che cosa voglio fare. Che cosa voglio fare? La relazione. L'azione cosa devo fare? Quindi perché voglio fare? No, l'obiettivo è perché tu vuoi quella cosa lì. Mm-hmm. Quindi l'obiettivo è perché. L'azione cosa fai per quel perché? Quindi azione cosa? Sì. No, obiettivo. L'obiettivo è perché. Perché, ok. Chiaramente legato al contesto, tutte le cose che abbiamo fatto. L'azione che cosa farai? Cioè tu per migliorare la formazione professionale farai... Contenuti, contenuto, compito infatti è chiamato, e la relazione è la direzione verso tu vai. Quindi sono come, sì, sono tre pilastri che se ne manca uno, qualcosa al tuo progetto succede. Ok? Perfetto. Altre domande? Sì? Tutto a posto? Ok, allora. Adesso... che abbiamo preparato. Adesso che abbiamo preparato tutto quanto, andiamo
in intercultura. Ok? E quindi lo facciamo sempre con un esercizio. Allora, io adesso vi do una storiella, quindi una pagina a testa. Aspettiamo la pagina, poi vi dico. Poi prendete un fogliettino di questi qui a testa. Se poi c'è bisogno di un aiuto linguistico, voi non vi preoccupate, lo vediamo dopo. Poi lo traduciamo, non c'è problema. Sì, questa è molto usata. La storia di Genoveffa è molto usata in ambienti interculturali. Sì, poi stanno arrivando. Vi arriva la storia e un fogliettino con i punteggi. Poi vi spiego tutto, state tranquilli. Tutti hanno scheda punteggi? Siamo incastrati, allora scheda punteggi, così, sì, perché ce n'è di più. Ok, allora, il lavoro è, leggiamo questa storia, poi a livello individuale date una classifica da 1 a 5, il migliore e il peggiore, poi torniamo nei gruppi che hanno lavorato stamattina sugli obiettivi e mi fate una classifica di gruppo. Cioè dovete uscire, adesso poi vi do i tempi, con una classifica del gruppo, validata dal gruppo. Sì, sì, individualmente. Poi tornate nei vostri gruppi e dovete uscire con un punteggio di gruppo. Ok? Allora, per la parte linguistica poi chiedo magari nei gruppi di tradurre perché... Allora, chi ha voglia di leggere il foglietto? La storia di Genoveffa? Microfono? Chi legge? Chi sa leggere? Qualcuno che sa leggere? Sì, grande, grazie. Apprezzo molto. Caffè pagato. Allora, Genoveffa. La storia di Genoveffa. Bravo, proprio dal titolo. Ma sei un grande... Guarda, boh, stringo la mano perché quando uno è un professionista non è che inizia a leggere Genoveffa, è un professionista. La storia di Genoveffa, titolo. Vai, grandissimo, bravissimo. Ma no, è sei della Vergine? No. No, strano, no. Perché... Genoveffa degli amici che loro... è innamorata di Uberto. Sì. Che abita sull'altra riva del fiume. Sì. Una piena ha spazzato via tutti i ponti. Genoveffa si rivolge allora al barcaiolo Sinbad, pregandolo di portarla sull'altra riva del fiume, in modo da poter abbracciare Uberto. Sinbad accetta a condizione che prima Genoveffa faccia l'amore con lui. Genoveffa si rivolge a sua madre per chiedere consiglio, ma questa risponde che non vuole entrare nelle sue scelte private. Genoveffa, disperata, accetta di fare l'amore con Sinbad. Arriva sull'altra riva del fiume, corre da Uberto e gli racconta l'accaduto. Questo, scandalizzato, lo caccia via in malo modo. Uscendo dalla casa di Uberto, Genoveffa incontra Giovanni e gli racconta tutto. Allora Giovanni prende a schiaffi Uberto sotto gli occhi soddisfatti di Genoveffa e poi si allontana da lì. Ok. Allora, chi sono i personaggi di questa storia? Genoveffa. Poi? Sinbad. Poi la mamma. Poi? Giovanni. Poi? E? Ok, allora. Adesso, a livello individuale, date la classifica individualmente da 1 a 5. Dal migliore al peggiore, quando tutti hanno fatto, vi dico che cosa facciamo. Quindi i personaggi sono Genoveffa, Sinbad, la mamma, Giovanni e Umberto. Chi secondo voi è il migliore fino a 5 il peggiore? Dimmi. Quando caccio va a caccio. Perché qua dice
Sì. Lo caccia via in malo modo. Qual è, aspetta, cos'è che non ti torna? No, non è fatta apposta. Aspetta, qual è la cosa che... Arriva sulla tribuna, corre da Umberto e gli racconta la caduta. Questo sca- ah, no, hai ragione, la caccia via. La caccia via. Sì, sì, caccia via Genoveffa. Sì, sì, grazie. Meraviglioso che questo foglio l'abbiamo usato... Tu sei della Vergine? Ecco, l'abbiamo usato, credo, da... Scherzo, no. No, ma io ho un carissimo amico che lui è... Per quello gli dico, ma tu sei della Vergine, che lui... No, no, grazie. Però mi fa ridere che 20 anni che lo usiamo e non se ne racconta. La caccia via. Correggiamo, la caccia via. Ottimo. Allora, classifica individuale. Chi secondo voi tra Genoveffa, Simba, la mamma, Giovanni, Umberto è il migliore e chi è il peggiore? Piano, piano, non tra di voi. Individuale. Ho sentito delle cose su questo esercizio che poi vi racconterò. Vi racconto poi alla fine. Solo intorno all'uno e un quarto ve la racconto che cosa viene fuori. Allora, piano piano, individuale. Fatevi l'individuale, dopo discutiamo. Fate individuale? Chi manca dell'individuale? Piano, allora ok. Eh? Dopo. Individuale, state in individuale, non individuale. Ah, guarda come vengo bene. Devo stare dritto, però. Dritto. Sto guardando profilo migliore. Tutto a posto? Abbiamo la classifica. È calata la notte. Cosa è successo? Cala la notte, così si vede, mi sono fatto. Ma io mi sono fasato col sole. I filmati adesso li metto alla fine. Torno a mezzogiorno e mezza. Ho capito che devo. Ci siamo con gli individuali? Alzi la mano chi non ha ancora fatto l'individuale. Io. Ok, quanto vi serve? Mezza giornata? Qualche minuto? Tutto il pomeriggio? Tranquilli, tranquilli, abbiamo preparato la piscina apposta, adesso siete in piscina, tutto quello che capiterà, state tranquilli. Se lo facevo il primo giorno ero preoccupato, invece il secondo giorno, ormai siamo tutti amici. Piace se non verbali di... Ma io? Dove la metto Genoveffa? Ma Genoveffa? Ma Sinbad poi? E Giovanni? Vogliamo parlare di Giovanni? Umberto poi? Per carità. Ci siamo? Chi ancora? Manca? Ah, Noè. Ci siamo? Ok, allora. Occhio che questo è importante, eh? Adesso, torniamo nei gruppi. Quelli che hanno lavorato sugli obiettivi. Classifica condivisa. Condivisa vuol dire che dovete uscire con una classifica di gruppo. 1-5. L'output è quello. Non voglio, aspettate un secondo. Non è considerato valido. Sì, è un po' 2, ma anche un po' 3, però non abbiamo deciso. No. Per tutto questo avete... 20 minuti alle 12:20 o classifica o pagate il pranzo a tutto il gruppo. Ok? 20 minuti. Sì. Grande. Sì, si usa molto.
Oia, si può? Se volete, sì. Non capisco che si fa del migliore. Cambiate il gruppo, sì. Se volete cambiare, cambiamo gruppo. Sì, poi decidete.